Ho mandato la registrazione. Volevo avevo pensato di parlare di questa cosa, visto che pure tu sei molto informato e vedi molto quello che si fa all'estero, nonché c'hai referenti all'estero, e noi pure siamo abbastanza Siamo abbastanza viviamo all'estero. all'estero, siamo abbastanza all'estero. Facciamo il confronto, vediamo. Esatto. No, volevo parlare di quelli che sono un po' degli input che magari in Italia non si hanno del bodybuilding, sul modus operandi, mettiamola così, che in Italia culturalmente non si è, e discuterne insieme. È un qualcosa che abbiamo più o meno accennato in tantissimi podcast, però magari approfondirlo potrebbe essere interessante. Assolutamente. Quindi. Sì, anche perché se non sbaglio, settimana scorsa c'era stato appunto quella famosa diretta di Gabri di Trapani con Fate Bravo, Tour, bravo. in cui si parlava appunto, ne parlavamo con te l'altra volta, si parlava Esatto. di questa differenza tra anche mindset degli atleti dell'estero e quelli italiani, e di Esatto. conseguenza le difficoltà che un coach può avere nel rapportarsi con un Esatto. atleta italiano o internazionale. Questo Quindi può essere che molto. questo podcast non sia un attacco contro l'Italia, diciamolo subito, perché No, poi magari assolutamente. iniziano, eccetera, però io una cosa che abbiamo sperimentato spesso e tutto, e avrai visto anche te, quando tu stai che logicamente nel tuo paese e vedi un modus operandi del tuo paese. Quando inizi a prendere degli spunti su un panorama internazionale, c'è tanta roba diversa, ok? E sono cose che secondo me c'è tanto di positivo, come anche tanto di negativo, perché io poi lo dico sempre, però c'è tanto di positivo da poter apprendere. Quindi, appunto, una prima cosa di cui volevamo parlare è questo approccio, diciamo, relativo un po' al coaching. Quindi, discorso che faceva Patrick sul fatto che l'atleta italiano vede il preparatore un po' più come un amico, ok? Quindi una persona con cui chiacchierare, un amico, eccetera. E pretende che il preparatore sia l'amico, quindi si offende anche in certi casi come se venisse a mancare un qualcosa che però pretende da un amico, mentre invece all'estero il preparatore viene visto come il professionista che lavora e ti dice cosa fare, tu fai, punto, fine. Scusate, vi Ma prendo un attimo in contropiede. Quanto vai. secondo voi questo comportamento sia comunque condizionato da appunto spunti che possono essere culturali, socioculturali, perché comunque noi vivendo all'estero notiamo questo, noi italiani siamo molto più espansivi, molto Sì. più Cambia tutto, passionali, se così Giorgio. vogliamo dirlo, mentre all'estero, comunque qui per esempio nel Regno Unito sono molto più distaccati anche nei rapporti interpersonali, comunque interpongono sempre una certa distanza, no? Quindi io credo che comunque parte, una parte ci È sia. tutto, esatto. Ma facci caso, Gio, anche a parte che vabbè, questo qui, secondo me, nel bodybuilding non è un aspetto che è legato soltanto atleta-coach. Ma anche poi vi parlerò dell'esperienza con i miei referenti del posing, perché alcuni sono in Russia, alcuni negli Stati Uniti, ed è proprio un mondo con cui si rapportano anche i posing coach con gli atleti. E poi infatti vi racconterò degli aneddoti un po' da ridere, ecco. Però ecco, il discorso è quello che in Italia, come hai detto anche tu, Gio, fondamentalmente siamo molto più espansivi, molto più calorosi, e di conseguenza questo rapporto dal punto di vista dei coach è un handicap, se volevo metterlo, perché il coach è più umano, più rassicurante, e magari, come dice Ludovico, fosse solo l'amico, perché spesso il coach si erge a psicologo, a terapeuta, a qualsiasi altra cosa, a confidente, e di contro anche l'atleta si pone come appunto amico, paradossalmente. Io, sai, con molti ragazzi che seguiamo nel team, li sento ogni giorno. Però, guarda, devo dirvi che poi ogni tanto mi rendo conto che sfora in un rapporto che va nel mezzo, che non deve succedere. Cioè, vedi, per noi italiani già questa cosa qui, mettere un paletto è molto difficile, almeno per quanto mi riguarda. Poi già siamo italiani, poi siamo, tra virgolette, persone di cuore, mettiamola così, e di conseguenza per noi è ancora più difficile. Per esempio, essendo stupido, ieri mi era arrivato un messaggio alle 6 del pomeriggio di una ragazza del team alla quale non avevo potuto rispondere subito per lavoro. Io lavoro massimo fino alle 21. Mi era venuto di scriverle. Certo. Le ho scritto lo stesso, poi mi sono pentito e ho detto: cavoli, è venuta meno l'autorità, perché ora cosa pensa? Mi ha scritto dopo le 10. Cioè, Quindi è vedi, sono disponibile. paranoia che io mi faccio, mi dispiace, sai, è una cosa urgente. Però in effetti ci sono delle cose che, oppure molti ragazzi del nostro team mi vengono a trovare da altre città, dopo mi hanno detto: dai, giù, allora stasera andiamo a cena fuori, prendiamo un caffè. Sì, Classico, per noi ok, ma era un io classico. vedi, è un classico, però vedi,
Io ci penso, il rapporto che io ho col mio coach o con i miei, che avevo con i miei vecchi coach, io li vedevo mezz'ora e poi andavo. Cioè, non è che, esempio, in questo caso noi abbiamo il coach comune con Gabri, io lo adoro, abbiamo un bellissimo rapporto, lo sento ogni giorno, però comunque non c'è un rapporto che andiamo a cena fuori insieme o andiamo, o io vado a casa sua e io non so dove abita. Come lui non sa, l'ho invitato in grotta, spero che venga, anzi quando viene farò un video della Madonna, però cioè, non sa dove abito io, noi ci vediamo quell'oretta, 2 ore in palestra, lo sento, però resta proprio quella distanza del web, cioè non è proprio un contatto d'amico. Io vedo oggigiorno dei coach, soprattutto parliamo di a livelli abbastanza alti italiani, che vanno in discoteca con gli amici, cioè con gli atleti, Però, fanno i viaggi. scusami, forse anche tu stesso non vai a ricercare quello, quindi magari Ecco. non trovi perché non vai a ricercare. Forse, Certo. ecco, dipende tanto da cosa si cerca nella figura del coach e anche e soprattutto dall'idea che ci si è fatti di questa professione, quantomeno in Ah, sì. Italia. È C'è molto ancora svalutata soprattutto in Italia, eh. gente che scrive andata a lavorare, eh. Allora, Sì, in certo. generale, sia la professione del coach sia il ruolo dell'atleta, cioè noi qua ti dico una cosa che ci aspettavamo, ma non così tanto, è come è visto l'atleta di bodybuilding, ma ti parlo non del Andrea Presti, Andrea Muzzi, Riccardo Croci, ma anche del Ludovico di turno, del Giuseppe di turno, quindi un atleta che non è Gli amatori, professionista, questi alieni esatto, gareggiano, certo. vai da, cioè è visto come un atleta, cioè tu sei un Uno atleta. sport. Come se vai Ah, da un beh, certo. calciatore, cioè alla stregua, magari non un calciatore di Serie A, ma uno di Serie D. Però, Però è, cioè, tu sì. fai quello, quindi c'è il massimo rispetto, anzi, il massimo chapeau per quello che fai. Quindi anche là, quando vai da un preparatore, tu ti senti atleta. E Ah, quindi sì. tante, passami il termine, cazzate, no. Cioè tu senti che sei trattato da atleta e ti senti proprio che devi essere una macchina. Cioè Serio? ti senti Sì, proprio anzi. investito di un ruolo, non trascinato, mettiamola così. Quindi, secondo me, là c'è una grande differenza. Io l'esempio che faccio sempre ai ragazzi è questo: dico, io non sono un tassista, cioè io non è che vieni da me e ti porto in quell'altro posto dove vuoi arrivare, non ti porto al tuo risultato finale. Io sono un venditore di biciclette. Vuol dire che vieni, ti consiglio la bicicletta più idonea a te, però sei te che devi pedalare. Appunto, E beh, in questa effetti è cosa io così. vedo che. Cioè, noi nel corso degli anni abbiamo fatto molto una selezione perché vedo che comunque in Italia questa cosa c'è meno. Io penso che quello che cambi sia l'esperienza che appunto la persona, ok, vuole vivere. Cioè, non tutti vogliono vivere la stessa esperienza nel momento in cui Certo. contattano un coach e vogliono intraprendere un percorso di questo tipo. Quindi poi alla fine la scrematura naturale che si fa dipende molto da questo, che tu non puoi costringere l'altro ovviamente a farsi andare bene il tuo modo di fare, le tue regole, perché poi essendo appunto un rapporto professionale è fatto di regole. Ma infatti Giorgia, facci caso, ma poi come vedi è anche una questione sia culturale proprio di paese in cui si vive, ma anche di come si viene cresciuti dai genitori o altro, perché io ho avuto, ma penso come la maggior parte, comunque dei valori molto saldi, dei principi molto radicati, e quindi innanzitutto c'è massimo rispetto nei confronti del coach e c'è rispetto dell'autorità del coach, cioè tu vai da un professionista che paghi, perché non ci dimentichiamo che comunque i ragazzi ci pagano per portarli a un risultato, cioè non ci pagano per essere, come tu lo dico, degli amici o altro, esula dalle nostre competenze. Però appunto dipende come uno viene cresciuto, se uno ha i principi del rispetto o altro, o dell'educazione, cioè, e soprattutto della disciplina, è ovvio che un coach che riceve un ragazzo impostato già in questo modo ha un lavoro molto più facile da svolgere. Quando, cioè, mi vengono dei ragazzi che già si pongono in modo sbagliato, già capisco che loro dureranno poco con me fondamentalmente. Poi, come hai detto anche tu, noi giustamente è sbagliato cambiare il nostro modo di lavorare per adeguarci al cliente. In realtà noi ci dobbiamo essere abbastanza flessibili per raggiungere un obiettivo, ma il nostro modo di lavorare è quello, è comunque il cliente che un minimo deve avere un minimo di predisposizione mentale per questo sport. Ecco, come hai detto anche tu, poi dipende il cliente cosa vuole, che percorso vuole viversi. Dall'esperienza che vuole vivere, perché ti assicuro che non tutti hanno bisogno di questo, e quindi semplicemente è il caso di trovare il percorso più idoneo a loro. Che, allora, anche lì il coach, no, che deve plasmarsi a seconda del cliente, se così vogliamo chiamarlo, e via.
Sì e no, perché Ovvio, ovvio, brava. Fino a un certo punto, cioè, nel senso, se io ho una mia etica, sono fatto in un modo, cioè, sei tu che mi cerchi, cioè, questo va chiarito, cioè, non è che io vado a mendicare clienti e poi giustamente me li devo far andare bene e devo essere flessibile, cioè, essere flessibili lo sapete meglio di me, cioè, in una dieta, in un allenamento possono essere delle variabili di conciliazione, ma comunque la pappa è quella fondamentalmente, te la mangi, poi ovvio che, ripeto, se ci sono situazioni di crisi, in pre-contest, lì ci sta l'aspetto un po' rassicurativo, ma penso anche un coach, te giocato a pallavolo, lo sai meglio di me, cioè comunque il coach un minimo di motivazione ve la dà sotto, vi carica, però non è che Sì. vi porta come le bambine piccole dietro, capito? E la Cioè, differenza è questo quello che ti carica come si carica un atleta. Un è atleta lo carichi quello. con due sberle in calcio in culo, eh. Sì. Guarda, io lo Sì. so, poi sarà che forse noi abbiamo avuto, noi intendo dire io e le altre compagne di squadra, un po' di tutto il team che avevo quando giocavo a pallavolo. Cioè il modus operandi era, ah, ti senti male? Ok, adesso corri più veloce. Ah, hai il ciclo? Non mi frega assolutamente niente, ti fai comunque tutti i giri del campo. Non ce la fai, vai a casa e la prossima partita stai in panchina. Della serie hai avuto la bicicletta a pedala, hai avuto Della tu giocato serie, non della lavoro. serie, chi sopravvive poi vediamo se si merita il posto titolare o no, Ma questo è. infatti facci caso, poi è selezione naturale, è proprio il merito che ti porta la fatica. Però vedi, la scrematura c'è, non è che il coach, appunto, nel tuo caso, in questo caso, ti veniva incontro nella serie, quando dai, aspetta. No, cioè lì ce n'è una che ti sostituisce e tu devi stare al passo. Cioè, il discorso è quello. Sì, assolutamente, però c'è da dire che in nessun modo il fatto di, per esempio, non essere quello va poi a discriminare l'atleta, semplicemente ti sta dando informazioni che sono molto utili e molto importanti, perché se questo percorso risulta troppo faticoso, non adatto a te, che ti crea più frustrazione che altro, allora è il caso di scegliere un'altra modalità. È Certo. semplice, questo è il punto. È inutile poi andare lì a puntare il dito a dire no perché lui è troppo estremo, no perché lui è troppo soft. Non c'è un troppo poco o troppo in generale. È semplicemente ciò che può andare bene per te oppure no. Certo. Ma poi sai, Joy, il problema sai quale secondo me? Che molta gente non capisce che cioè, se tu vuoi diventare professionista, IFBB, devi fare determinate cose, nel senso devi allenarti pesante, devi mangiare bene, non ci sono cazzi, passatemi il termine. Cioè, se una invece vuole allenarsi 3 volte a settimana, ogni tanto farsi lo spritz, ma vuole diventare pro IFBB, se lo scorda, e lì sta ovviamente l'obiettività del coach di dire aspetta un attimo, allora io posso anche farti allenare 3 volte a settimana, ti faccio un pacchetto soft, stare in forma, ma sicuramente così tu in gara non ci vai. Questo è poco ma sicuro. Ecco perché dicevo, secondo me all'inizio va contestualizzato l'obiettivo, cioè in base a quello che uno vuole bisogna capire che poi però cosa sei disposto anche a fare, perché tutti vorremmo andare all'Olimpia, ma a prepararci da Olimpia non tutti sono disposti fondamentalmente, solo che io sto vedendo, vi giuro, solo sta settimana ne ho visti già 8, già abbiamo superato, tutti hanno il sogno, ecco già mi viene da dire, io ho questo sogno, voglio andare all'Olimpia, non ho ancora gareggiato. Ah, ecco, proprio E il così. problema qual è? Anche lì poi, la cosa gli dici? Dici, ok, parti già da un sogno sbagliato? Non dici così? Cioè, lì è un po', vedi, noi italiani però già ci facciamo le pare di non urtare i sentimenti. Se uno prova a scrivere a un Patrick che non ha mai gareggiato, guarda, vorrei andare all'Olimpia, ti dice, ok, fai una cosa, vai da un coach meno importante di me, poi vieni tra 3 anni quando avrai un fisico che avrai vinto almeno 2 mondiali, poi ne parliamo. Però capito, vedi, è così. Esempio stupido, ti faccio ridere adesso. Io ho assistito diverse classi di posing a New York, dove c'è il mio referente del posing, 2 a New York e 1 a New Orleans. E lì in classe c'erano 37 di bikini, ok? Provenienti da tutti gli Stati Uniti. Allora, su 37 ce n'erano 5 che vi posso garantire anche negli Stati Uniti ci sono dei fisici indegni di salire sul palco. Mentre io in Italia ovviamente sono di buon cuore, faccio di tutto per tirare fuori il potenziale anche dei fisici non fatti neanche per la piscina, però ci credo, perché credo, almeno il mio modo di fare è questo, anche da coach. Cerco quella minima, quel barlume di speranza e te lo faccio divampare, cioè mi attacco proprio alle virgole, cercando qualcosa che basti sul palco. Questo coach qui, abituato a lavorare con le professioniste dell'Olimpia, sai cosa gli disse a queste quattro? Erano tutte in pose di back. A queste quattro non veniva fuori il gluteo, ma semplicemente perché potevano anche piegarsi a 90 gradi, non c'era il gluteo. Io le avrei detto, guarda, fletti un po' le ginocchia, proviamo a fare così.
si avvicinò, pacca sulla spalla, fuori. Queste qui, tornate quando avrete un gluteo degno. Via! Cioè, della serie, non cerco di pararti il culo insegnandoti a... Vai fuori! Cosa Però vuoi Giuse, vedi, fare? questa è una cosa che dovrebbe esserci. Io ieri dicevo a lei, per Esatto. esempio, è un esempio che lo rapporti, parlavo di Marco, che adesso non c'è, quindi l'unica volta che mi viene un esempio di Marco è quando non c'è. Però la cosa che ho detto a lei, ho detto, sai che cosa mi piace di Marco? Che è uno che ti dice in faccia tutto, ti Ah, dice sì. tutto così, cioè è trasparente, pure le cose più brutte, te le dice subito, in quel momento. Cioè, metti una foto, una condizione, ti dice tutto in faccia. Si dovrebbe, cioè, io da Marco, vabbè, un amico, mi fa piacere che sia così, però ma il preparatore, il posing coach, io pretendo che sia così. Cioè, io non è che Sono vado dal, io non è che vado da Giuseppe perché Giuseppe mi dice, ah, che bello, dai, sì, andiamo, bello. vinciamo. Io vado da Giuseppe perché mi devi dire tutti i difetti. Perché io devo andare in giuria, a me interessano i difetti, le cose che ho buone. Sì, ok, fai vedere un po' di più, che ne so, il back, perché così risalta meglio quello che ti pare, però i difetti, perché è quello che la giuria va a vedere. Infatti, Quindi. oh, la prima cosa, i feedback, io lo dico sempre, sono cose negative. Subito, è meglio che te le dico io, oppure le dici te o la Giorgia ai vostri ragazzi, che lo dicono i giudici, Ma se, perché è certo. meglio noi che loro. Però vedi, il discorso è quello, che i ragazzi, almeno questo tornando al discorso che è un problema culturale in Italia, fa parte, molti ragazzi odiano essere cazziati, odiano l'autorità. Cioè, capisci che è un problema grosso, Vabbè, perché la se io mancanza di alle scuole disciplina, Giuse, superiori... più la mancanza di disciplina. Sì, ma io all'epoca è come se tu alla scuola rispondevi male a un docente, ti metteva la nota, ti sbatteva fuori, andavi dal preside, punto. Adesso io ti giuro, a un check una volta uno aveva scazzato 3 volte in una settimana e non ce l'aveva detto, era venuto incazzato al check, incazzato con noi, dandoci la colpa di aver sgarrato il piano alimentare. Infatti noi eravamo rimasti un po' così, la sera, scusa, ma siamo in deficit calorica, in carb cycle, abbiamo inserito anche del cardio, dovevi calare. Hai Certo. preso 3 kg in una settimana? Ah, io non me lo spiego, colpa di questo piano alimentare che non funziona. Infatti, lì Quello poi è un all'epoca mi classico, il detto: piano scusa, alimentare ma che eh? non funziona. È un classico. Il piano alimentare non Sì, ma funziona. poi bello Hai un anche lì. deficit di 400 calorie e il piano alimentare non funziona. Sì, ma è bello qual è poi di metterle strette, ma sei sicuro che non sei mai mandato a mangiare fuori? No, non mi sembra, ma sei sicuro? Alla fine è venuto fuori che era andato 3 volte al Burger King. 3 volte, ma lui aveva mangiato soltanto la carne. Pensate, tu immagini una persona che si prende il panino, lo apre, mi disse di aver pulito la carne con lo Scottex e aver mangiato solo l'hamburger. Ma stai Che scherzando? Diciamo l'hamburger, che cioè, è la cosa più grassa e più del merda che è l'hamburger. Perché... alla fine è venuto fuori questo qui, si è ingozzato 3 volte al Burger King e essendo ragazzo con un bambino, avendo il bambino piccolo, quando lui dava la pappa al bambino, il bambino gli voleva dare il plasmon. Se lui non mangiava il plasmon, il bambino piangeva. Quindi abbiamo scoperto che questo cretino ogni volta si mangiava 10 plasmon perché sennò il bambino piangeva. E però era colpa nostra che ovviamente il piano alimentare non funzionava. Però vedi come sono i ragazzi, cioè l'umiltà di Dio. Se mi capita di andare in trasferta, essere nervoso, la prima cosa, appena arrivo a casa, mando un messaggio a Gabri, il coach. Gabri, io mi sono pesato, ho perso 2 kg solo di cortisolo. Che faccio? Giù, fai questo. Certo. Prenditi una bistecca, vai al McDonald's. Oh, però, occhio, lo dico. Non è che mi sfondo di merda e il giorno dopo che c'ho il check, guarda, sono 2 kg in più e faccio cagare. Ah, ma è colpa tua. Però vedi, sì, perché noi siamo cresciuti in un modo corretto, in un modo lineare, come dico Allora, io. ascolta Giuse, sei praticamente tornato al nodo iniziale del nostro discorso, no? Che cosa vuoi? Cioè tu cliente, che cosa vuoi, cosa cerchi dall'altro? È chiaro che se hai bisogno di risolvere i tuoi problemi personali e pensi di riuscirci attraverso un percorso di coaching con una persona che al posto tuo si suppone debba gestire aspetti così impattanti nella vita di una persona, come appunto come mangiare, come muoverti, tra un po' come dormire, come andare in bagno. E speri che tramite questo modo di delegare, che poi ho capito è una Questa forma di guida, sì. sì,
tu pensi di risolvere i tuoi problemi, ecco fatto che è ben chiaro che presto o tardi arriverai a scontrarti con te stesso, perché tanto la vita ci porta sempre a scontrarci con noi stessi in un modo o nell'altro. Siamo tutti fatti di mancanze, ad ogni modo viviamo e abbiamo comunque responsabilità in primis nei confronti di noi stessi. Ok, poi tutto ciò che poi facciamo con altri, come per esempio intraprendere un percorso di coaching, in questo caso, non esula dalle responsabilità che abbiamo verso noi stessi. Quindi, in primis, questo, il racconto che tu hai fatto, appunto, va a dirci tantissimo di questa persona, ma non è un male, ecco, non è un No, giudicare anzi, male. ma No, è poi solo. Gio, come diciamo spesso con Ludo, di solito, diciamo spesso comunque, il bodybuilding è per tutti, l'agonismo è per pochissimi, Ok, perché di esatto. solito è quello Ma guarda, che questa dinamica che tu hai descritto in realtà si è frequente, ritrova, penso. io penso si ritrovi spessissimo, anche non necessariamente in un percorso atletico volto all'agonismo. Sì, È per questo anche per che, essere in forma. sì, ma certo, è proprio parte di una personalità ben specifica. Però vedi, questo qui però doveva gareggiare. Cioè, è quello il discorso. Vedi, il problema è quello che secondo me adesso, perché è sempre colpa secondo me, oltre che dei social, della mentalità italiana, vedi, perché solo in Italia ci sono veramente tutte queste fazioni nel bodybuilding con diverse filosofie dietetiche, di allenamento, per portare soldi a loro stessi, ai loro mulini. Esatto. Ovviamente, una quale di queste fazioni, se una certa filosofia dietetica, cioè, si basasse sul fatto di stare in forma, non sarebbe nulla di male, ma questi qui vogliono mandare la gente in gara, ed è lì il problema, perché far passare poi come facile preparare una gara, ecco, il problema è quello, che tutti vogliono gareggiare adesso, perché se uno venisse da me dicendo, guarda giù, voglio andare a Burger King, voglio solo prepararmi per stare meglio, come hai detto tu, Gio, dammi ordine alla tua, devi dare ordine alla mia vita attraverso la gestione tutto te di tutto, cioè allenamento, dieta, io voglio stare tranquillo. Però dammi due pastiglie a settimana, voglio stare tranquillo. Ok, ma se tu mi vieni a dire io in 3 mesi voglio gareggiare, voglio pure fare pasti liberi e ogni tanto saltare gli allenamenti, io ti dico trovatene un altro E lo preparatore. sai qui in Inghilterra che ti dicono no. È quello, vedi, però vedi in Italia è diverso perché ovviamente cercheranno il folle che li aiuterà nel loro scopo con altri mezzi, cioè è Scusi, quello il problema. ti faccio una domanda. Quando parli di fazioni, no? Sì. O fazioni, cioè non facciamo nomi, eccetera, ce ne sono tante, le Sì. conosciamo tutte. Certo. Tu hai notato che si distinguono tutti su come gestiscono l'alimentazione? Tutto, ma Non certo, c'è ma l'unico metodo di allenamento, se vogliamo chiamarlo così, italiano, sono le interrotte di Massaroni. Noi con sì. Massaroni abbiamo smesso, poi ci sono stati grandi preparatori, grandi cose, però di base noi con Massaroni abbiamo smesso di Certo. contraddistinguerci su questo, di ragionare su questo. Assolutamente. Guarda, ti dico, infatti, mi sa, lo dicevo in una story su Instagram settimana scorsa, ecco, perché riflettevo di notte. Allora, perché Tu sei sempre queste notturno, fatti? infatti sei notturno. Sì, dopo l'allenamento, tipo alle 2 finisce, stanotte fino alle 2, record, 2:30. Comunque, vi Noi dicevo, abbiamo allora, fatto le 11:30, abbiamo fatto, però ci siamo sentiti tipo troppo. livelli alle 11:30, io ho iniziato alle 11:30, pensate. Comunque, vi dico questo, ma poi ci ho riflettuto, perché in Italia adesso vanno di moda appunto i macro, la flexible diet o altro? E perché vanno di moda i passi? Facci caso, raga, di passi fino a 2 anni fa non si parlava di cardio. Perché le due cose della preparazione che la gente odia sono il cardio, a chi piace fare cardio? A nessuno. Cioè, fa due palle così fare il cardio. Svegliarsi al mattino, no. E la dieta, perché tutti odiano la dieta. E quindi cosa hanno pensato di fare queste persone furbe? Sfruttiamo i due aspetti del bodybuilding su cui la gente fa fatica, la dieta e il cardio, per renderlo più tranquillo. Però se poi li vedi questi personaggi qui, per quanto riguarda l'allenamento, trascurano la parte secondo me più importante, che è l'allenamento. Per quanto riguarda l'allenamento, cosa fanno? Usano tecniche comunque vecchie, raffazzonate, messe qui là e basta. Però vedi, è tutto dieta per loro, dieta e passi. Il problema è che, ragazzi, cioè, è troppo facile sintetizzare il bodybuilding in quello, ma allora hanno capito dove la gente comune fa fatica, che sono appunto la dieta e il cardio, e di conseguenza stanno facendo del marketing sfrenato su quello. Poi Ok. chi Certo.
con alcune idee, chi con altre, ma è sempre dieta, 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 solo su quello. Ma poi mi viene da dire una cosa, raga. Poi, sai, la gente considera una cosa che fin quando si parla su Instagram tutto è permesso. Che per fare la dieta uno deve studiare per fare la dieta, cioè nel senso deve avere le competenze specifiche. Io vedo comunque dei corsi, fin quando tu ti rilascia una certificazione di educatore alimentare, va bene, ovvio, ma se uno rilascia, cioè, delle certificazioni di food trainer, ragazzi, è lì un attimo, cioè, se non sei comunque esperto di nutrienti e queste cose, la comunità medica, ragazzi, non riconosce la flexible diet. Poi questa cosa qua parleremo più avanti in un podcast sulla dieta, ma, cioè, ragazzi, dire a qualcuno cosa mangiare è reato. Cioè, noi stiamo parlando di cavolate, ma non dimentichiamo che la dieta è una cosa, le cose che ingeriamo possono causare dei problemi grossi, e ne abbiamo visti, perché la gente pensa che siano solo il doping, le bombe a causare i problemi, ma il semplice prendere un alimento può darti delle conseguenze devastanti. Lo sto vedendo in questi giorni, che abbiamo preso dei ragazzi che solo con la dieta sono stati rovinati, per dirti. Non è Giulia, una aspetta, cazzata. specifichiamo una cosa perché poi magari iniziano subito a dire: non stiamo dicendo che con la dieta flessibile si fa peggio del doping, Assolutamente. ok? Stiamo dicendo semplicemente che già la dieta di per sé può creare danni da un punto di vista psicofisico, cioè sia danni psicologici Assolutamente. tanto, Allora. sia tanto danni fisici in termini di quante calorie mangia una persona, le fonti, Esatto. questo e quest'altro, soprattutto se ha una predisposizione, ok? Certo. Io mi sento di dire una cosa, questo a prescindere dall'agonismo o meno, ok? Quelli che possiamo definire metodi in campo alimentare, ovviamente non sono soltanto legati a tracciare i macros come appunto la dieta flessibile o altri approcci, abbiamo tantissime strategie che possono essere più o meno applicate al soggetto. E non c'è nulla di male in questo. Io non vedo niente di male nel, per esempio, sfruttare una dieta flessibile in una fase iniziale, laddove ci sono i presupposti. Non senti? No, stavo guardando Rea. Ok. Il punto è fermarsi lì. Cioè, il punto è: ok, io che cosa ti sto insegnando in questo modo? Io ti sto dando uno strumento che può essere funzionale al tuo scopo, ma può rivelarsi dannoso sul lungo periodo. Può Certo. rivelarsi dannoso anche sul breve periodo. Non è necessariamente così, dipende chiaramente da chi è che lo sta utilizzando e da cosa, dalla consapevolezza che vuole metterci. Perché è chiaro che se tu ti fermi lì della serie, ok, ho il mio strumento, faccio i compitini, arrivo al numeretto, sto attento se inserisco la pasta Barilla o la pasta Divella perché appunto sono 2 o 3 grammi. Se io mi fermo lì è chiaro che non sto prendendo niente di buono. Però si dà il caso che speriamo sempre nel bicchiere mezzo pieno, non nel bicchiere mezzo vuoto, e che appunto questo strumento venga accompagnato dall'altra parte, cioè dalla mano che lo ha fornito, di tutta una serie di competenze, conoscenze, eccetera, che riescono ad aiutare chi poi sta lì e lo utilizza. Perché è chiaro che se no possiamo banalizzare il tutto al mi traccio il gelato e sono felice che anche se ho una dieta di 1200 calorie mi sento figo che ho tracciato una cosa Esatto. appetitosa, ecco. Ecco, ricollegandoci a questo, apro e chiudo parentesi, un altro discorso proprio all'estero e rispetto all'Italia, io ho visto che all'alimentazione si dà in qualche modo meno peso, un tipo di psicologo, cioè, per serie, ok, l'alimentazione fa cagare. Farà sempre cagare, ok? Posso mangiare in maniera sana e gustosa? Sì. Se non posso cucinare, non ho modo di cucinare, no, mi mangerò quelle quattro cose. Quindi, di base, la discriminante è questa. Ho tempo di cucinare? Sì. Preparo cose gustose. Non ho tempo? No. Mangio quelle quattro cose, eccetera. Ok, amen. Sono un agonista di bodybuilding, io sono un atleta, è così che deve essere. E cioè, si cerca meno di, no? Di aggirare, di cercare la magia nell'alimentazione, cioè l'alimentazione è quella, sappiamo come funziona, sappiamo cos'è, devo aggiustare, devo affidarmi al preparatore, ci sono filosofie diverse, però di base si cerca meno la magia. Questo. Sì, ma infatti mi lo vedi, dimmi tutto. perdonami, Giuse, che non trovo niente di male nel voler cercare la magia, laddove sia ben chiaro che cosa si intende per magia. Nel mio specifico caso è il gusto, io adoro il cibo, adoro Sentire i comunque un sapori. palato, certo. Quindi, quando non sono in preparazione, la mia giornata alimentare
è altresì guidata da una ricerca di gusto, ma di accostamento di ingredienti, di spezie, di fonti che vanno a proprio in qualche modo a coccolarmi il palato, che non sia, però nel mio specifico caso non significa prendere un pacchetto di patatine, però mi sento di comprendere Cerca quello, chi tra cerca virgolette. quello. Ce la fa facile, cucinano come lei. Se la gente sapesse Oppure, cucinare così. grazie, è quello. però forse so cucinare così proprio perché Sì, per è me vero. era un'esigenza. Quindi il Vabbè, mio certo. cucinare è stato sempre mosso da una spinta interna, ok? Mi è stato dato il dono di cucinare, di saper cucinare bene, ma al tempo stesso per me è quasi un richiamo a quei sapori lì. Quindi per questo dico, valuto l'opzione, no? Di fare la stessa cosa ma tracciando, quindi avendo esattamente idea del grammo. Per me non sarebbe bello allo stesso modo, non sarebbe appagante allo stesso modo. Ma poi sai cosa, Gio? Vedi, ma tu comunque sei una persona molto equilibrata e comunque hai avuto una certa disciplina, anche un passato sportivo. Io infatti, guarda, ti dico, con i ragazzi che prendiamo, reduci molti dalla flexible, alla fine non c'è niente male a dirlo, molti avevano proprio problemi, ma anche psicologici soprattutto, neanche di... Ma perché? Perché stiamo parlando di ragazzi non esperti di dieta. Cioè, dare a un ragazzo la facoltà di autogestire fondamentalmente i macro, almeno all'inizio, per me può essere sbagliato, ma perché? Uno cerca una guida, non ti dico, cioè, intanto vediamo se hai la disciplina per farlo, ti posso venire incontro, ma almeno dimostrami che lo fai. Poi, per l'amor di Dio, noi cerchiamo sempre quello, prima ti diamo una disciplina, poi comunque, quando ci dimostri che un minimo non fai cazzate, mettiamola così, ti diamo gli strumenti per un minimo sostituire, gestire, ma se mi viene uno che non sa nulla di dieta, non sa neanche la differenza tra la pasta e la carne, cioè, io ti giuro. Mi sono capitato, i ragazzi non sapevano che la pasta fosse un carboidrato. Stiamo parlando di questo. E cosa gli dici? Fai 300 di carboidrati? Non sanno cosa sono. Quindi lì, meglio che glielo scrivi, poi glielo insegni. Anche perché previeni che cosa? Il malcontento che comunque arriverà, perché se una Assolutamente. persona ti contatta appunto per avere un miglioramento nel suo stile di vita, ma poi il suo stile di vita in qualche modo non subisce alcun cambiamento, perché appunto il tuo Esatto. ruolo è quello di dare contentini e basta, è chiaro che dall'altra parte ci sarà un malcontento generale. Quindi anche lì la differenza ben specifica è che qui chi si rivolge a un preparatore è consapevole del fatto che deve mettersi in discussione. Sì, a Invece priori. noto che spesso e volentieri, almeno lavorando con persone italiane, e questo è un po' un lato dolente, il Vero. mettersi in discussione. Quando sarebbe la base. E dovrebbero dare per scontato che loro devono fare quello. E già capisci che già c'è qualcosa di molto grosso a livello di base in Italia. Sì. Come invece anche diceva Patrick Tour, l'altro aspetto dolente è che gli atleti italiani, ma questo lo dico anche io, questo vale anche nel posing, non ne seguono. Ragazzi, ecco, vedi, questo è un problema secondo me molto culturale, legato alla famiglia o alle esperienze. Non amano, ma neanche la disciplina. Ecco, loro credono di avere già nel loro DNA le risorse per autogestirsi e questo è gravissimo. Nel senso, ecco, la frase fatta è: ma sai, io già conosco il mio fisico. È una stronzata, ragazzi. Allora mi viene a dire cosa mi paghi a fare? Cioè, Bravo, ti giuro, bravo. cioè, cosa vai a fare da un coach che ti guidi? Cioè, Ti ragazzi, chiedo una assurda. cosa, Giuse, perché noi ne parlavamo prima. Un'altra bella differenza riguarda proprio il posing. Qua posing tutto l'anno, cioè non c'è un momento in cui non posi, non è A un momento maggior in cui ragione, posi. Però quindi ecco, esiste la prima di possibilità. rispondere, ci tengo a dire una cosa. Amore, hai comprato delle sedie che sono tremende, mi sto distruggendo il culo, davvero. Non comprare per l'amor del cielo più sedie, ok? Ci penso io dalle sedie Sono d'oggi in sedie poi. design, mi servivano Ma la bianche, Giorgia è ben furba perché si è messa specifiche. sulla poltroncina in Lo bottiglia di dico sedia. pubblicamente. Giorgia Io Baglio non può comprare sedie, sono le seconde sono. che No, ma compro. poi lei è furba perché ti ha inculato la tua sedia, la Esatto. tua. E tu oggi ti trovi un pesce fuor d'acqua, vedi? Ti giuro, Infatti, adesso sei mi sto spostando da una chiappa all'altra durante la cosa. Allora, Sì, quando la sedia arriverà mi il si dice. momento in cui anche tu monterai i mobili in casa, Ok, ecco. allora potrai avere voce in capitolo sui mobili che acquistiamo. O no? Sì, no, assolutamente. Io la cosa che a me non piacciono, ok? Lei ha detto,
gli ho detto: scegli quello che vuoi in casa, quello che ti pare, però non queste estetiche, mi fanno cagare, sono brutte. Che cosa ha fatto? La comprate, la comprate Beh, subito. ma Sono maggior ragione, è un arrivate e incentivo non solo per... sono brutte e non mi piacciono, ma sono tutti scomodissimi, mi sto distruggendo le chiappe, no? Vabbè. Comunque, torniamo al discorso off-season, volevo soltanto No, dicevo, specificare. vabbè, per il posing sì, ma per il posing, guarda, la gente stamattina mi ha scritto uno alla gara sabato prossimo e giù mi ha detto: il mio coach, ho gravi problemi sul posing, guarda, devi fare un miracolo, mi rifiuto, lascialo fare a Gesù i miracoli, io non li faccio, nel Ecco senso. un altro aspetto. Aspetta, Giuse, resta qui. Le Ah, aspettative nei confronti dei doveri che il coach ha nei tuoi confronti. Perché? quale follia, lei proprio Perché c'è. in un qualche modo si vuole ricreare un rapporto parentale, quindi quello che si ha con la propria madre o con il proprio padre, con il coach. Che è un po', credo, la stessa cosa che molte persone fanno all'interno di una relazione d'amore, no? Alla fine si cerca, no? Quello che abbiamo avuto in infanzia. E, però in un rapporto professionale. Le mancanze della famiglia, quindi si ricerca nel coach l'aspetto paterno, materno, cioè Il è un coach casino. è lì, ma se tu, per esempio, non hai amor proprio, non te lo dà il coach l'amor proprio. Ovviamente. Ma assolutamente, ma guarda, noi siamo stati testimoni in Italia veramente di cause perse, cioè io, Gabri, altri, cioè veramente io ho capito una cosa, almeno nella piccola esperienza con gli atleti nel posing, preparazione, che ci sono certi soggetti, ok, che non vogliono essere salvati, nel senso, certi soggetti, alcuni non meritano proprio di essere salvati, altri semplicemente non cambieranno mai, ma la gente per me non cambia, io parto da quel presupposto, può essere un po' migliorata. Ma se uno nasce così, se uno nasce quadrato non muore tondo, quindi per Non me, sono d'accordo. ma ti dico, puoi smussare e migliorare molto, ma l'indole, almeno per le inculate che ho beccato io, ecco, con gli atleti parlo, la gente normale è un'altra cosa, gli atleti non sono mica gente normale, gli atleti sono, non ho un termine per definirli, però di fondo io ho beccato solo delle grandi delusioni, gli atleti, troppe, e tutti quelli che chiedevano aiuto, in realtà non lo chiedevano. Ma già Fondamentalmente. solo per il fatto che lo stanno chiedendo a te l'aiuto significa che non stanno chiedendo aiuto. Esatto, è quello il problema. Solo che, sai, noi italiani siamo fessi e quindi crediamo che ci stiano chiedendo aiuto. Cioè, No, ma solo magari che. sono anche convinti che stanno, che loro in qualche modo stanno facendo un primo passo, ma No, il ma primo Giorgia, ma passo si fa secondo. sempre all'interno, non all'esterno. Sì, ma poi, sai, anche il discorso è quello, secondo me, da voi in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, altri paesi, si ha semplicemente una concezione diversa proprio del bodybuilding, cioè il bodybuilding è uno sport, la vita vera è altra. In Italia si è teso, secondo me, proprio ad associare il bodybuilding alla vita reale, i social alla vita reale, cioè io vedo delle bikini che sono costruiti questi personaggi su internet e che io conosco di persona e ci parlo anche molto volentieri, che sono delle persone stupende. Su internet, mi passi il termine tutte, le voglio bene a tutte, sono delle cretine. E quindi dov'è la storia? Perché loro sono costruiti questi personaggi che non corrispondono minimamente alla realtà e associano il loro essere atleti al loro vivere. Non c'entra nulla. Io, per fortuna, ma anche voi, io sono così come mi vedete sui social, così nella vita reale. Ma la maggior parte degli atleti che io conosco e seguo, se tu li vedi, sono completamente diversi. Ma perché? Perché capisci che loro si nascondono dietro a internet e hanno costruito una realtà totalmente falsata. Cioè loro, il fatto di associare internet, il bodybuilding alla loro vita reale, già di per sé non sanissima come cosa. Io infatti ti dico, io personalmente, ok, lo social tutto, però la mia vita privata me la tengo custodita molto, molto, la mia famiglia, i miei affetti. Certo. Lì non voglio che ci abbiano nulla a che fare col bodybuilding perché riesco. Quando vado a casa la sera, alle 8, stacco tutto, tranne gli amici, come può essere anche un Ludo che lo sento spesso, Marco, altri legati al bodybuilding con cui mi fa piacere parlare, altre persone del bodybuilding, io non ci voglio avere niente a che fare. Perché è un ambiente apertamente tossico. Ovviamente dopo 20, dopo 15-17 anni che ci sono dentro lo posso dire, ma veramente capisci la differenza, indipendentemente da quando tu lo possa gestire, perché qua si tratta anche di gestire il rapporto della nostra vita personale con questo sport che facciamo, che però tende ad assorbire tutto ed è un mondo, per quanto tu possa tenerlo distante, un attimino ti intossica e quello purtroppo lo capisci solo dopo degli anni. Il problema è proprio quello che in Italia, vedi, si tende a farsi coinvolgere troppo. Negli altri paesi, quando il negozio è chiuso, cioè quando si va a Questo casa, l'atleta pensa alla famiglia, ai cani, al resto.
Non pensa, cioè io guarda, seguo la Miss Truscott, che è la Miss Fitness, che io la amo alla follia, le ho scritto perché c'ha pure dei bassotti, cioè tira, a parte mi ha risposto dopo 5 minuti, Miss Olimpia Fitness, quasi scrivi al coglione di turno che ha fatto il regional, non ti risponde, per dirti, frecciatina, però se tu vedi i video di questa qui, oltre agli allenamenti, è una persona normalissima, sorridente così. In Italia, ragazzi, devono farsi vedere che fanno i bodybuilding. Vedi, associano la vita al bodybuilding. Cioè, ragazzi, bodybuilding è un microcosmo, è uno sport che poi nessuno campa di bodybuilding. È quello, cioè, Italia, secondo me, vedi, in Inghilterra e negli Stati Uniti questa cosa l'hanno capita, cioè ci sta a parire, ma il cercare Di di ostentare. ostentare, cercare approvazione per rientrare, per farsi vedere che loro fanno bodybuilding, cioè la maggior parte degli italiani che si fanno vedere è per cercare l'approvazione di tutto l'ambiente, per sentirsi protetti, proprio sentirsi parte di qualcosa, Perché stanno che, come hai detto scappando tu, da qualcosa in realtà. brava, brava, è quello. Il problema qual è? Che dovrebbero farsi due domande, cioè questo mondo ci piace? Può essere nocivo o ci può peggiorare rispetto alla situazione già precaria in cui siamo? Perché molti, la maggior parte di quelli che entrano per un motivo sbagliato nel bodybuilding, Eccolo. finiscono malissimo, ma malissimo, malissimo, soprattutto di testa, neanche di salute. Qua il discorso Minimo. fondamentale di trovare il Quello. proprio equilibrio, che è il motivo per cui ho fatto quel video Bodybuilding non è per tutti. Ragazzi, Bravo. guarda, delle parole bellissime che ho sentito proprio l'altro giorno di Dorian Yates in un'intervista con Fuad, e Dorian ha detto: ma io quello che ho fatto, che voi vedete, l'eroe che ha sacrificato tutto, che ha vissuto per i voi, io l'ho fatto perché io quando sono entrato in palestra mi hanno detto: guarda, tu hai un futuro. Ho fatto le prime gare, le ho vinte, ho capito di avere un futuro. Se io avessi capito nelle prime gare di non avere un futuro, ma col cazzo che avrei fatto tutto questo? Cioè, ma chi me lo fa Bravo. fare? Capito? Quindi Bravo. anche andare a... Ma io non dico, ok, impegnati solo se, ok? Però Eh no. andare a essere quel discorso che hai fatto tu prima, io ho il sogno di andare all'Olimpia. Ok, tu capisci cosa sei disposto a mettere in gioco, ma capisci anche se ne vale la pena. Io pure sarei, cioè, io mi riempirei di emozione a salire sul palco dell'Olimpia. Cioè, io non nascondo, sarei, cioè, un sogno, veramente. Però d'altro canto io so che per avere una minima percentuale di possibilità di salire là dovrei sacrificare tutto, e so che non ne vale la pena. Ma facci caso, Ludo, Giorgia, facci caso. A proposito di questo fatto qui, io mi ricordo, guarda, c'era all'epoca un ex pro IFB, Marco Achille Gandolfi Vannini, uno dei, Sì, fu il primo, Vannini, sì. Marco fu il primo men physique pro italiano. Lui andò all'Arnold, fece l'Arnold Pro, spazzolò i pavimenti e andò a casa. E lui, tramite contratto tutto, mi disse, mi ricordo una cosa, lui disse: giù, guarda, io sinceramente posso pure arrivare all'Olimpia, ok? Perché sai, adesso sappiamo come funziona con il metodo a punteggi, insomma, Certo. ma se mentre devo andare all'Olimpia, innanzitutto ci devo arrivare morto, perché cioè, se non hai predisposizione tu rischi veramente di farti del male, perché devi fare sappiamo cosa, e arrivare lì e nel tentativo di andarci, sacrificare tutta la mia famiglia, i miei affetti, perché non ci sono fatto per arrivarci, io preferisco non andarci e vivere, fare dell'altro. E quello fu un atteggiamento molto, molto di testa, però venuto da un pro. Io ti giuro, allora, esempio stupido, io dico sempre a tutti i ragazzi, la prima cosa, chi mi dice voglio diventare pro, ok? Se sei destinato a diventare pro, il massimo tre gare pro league, tu becchi la pro card. Se sei destinato all'Olimpia, ok? Esempio stupido, un Riccardo Croci, ok? O seconda gara professionale, seconda gara, vince la pro card, seconda gara. Non è che si è fatto un anno di trick e ballacche in giro per l'Europa a mendicare, come dico io, una, perché ragazzi, qua stiamo parlando di gente che va a gareggiare nell'isola sperduta dove hanno fatto la gara inaugurale. Dopo essersi informati, gli iscritti ne sono due, dove c'è Mini Pluto, Gatto Silvestro, vado io e vinco. Stiamo parlando Certo. di queste robe. E Riccardo Croce andò in una gara dove ne erano tipo 35 in categoria. Pro. All'epoca Mazzolari, l'altro men physique, infatti sono i due andati all'Olimpia, nessuno c'è più andato di diritto, perché qua parliamo di tutto, all'Olimpia per me quelli che vanno sono quelli che si qualificano di diritto, tu vinci e vai all'Olimpia, appunto. Mazzolari, prima gara a Lisbona, pro card, il giorno dopo
gara professionistica vinto e qualifica l'Olimpia, là si è destinato all'Olimpia, ok? E all'Olimpia ha pettinato le bambole, ok? Adesso io vedo dei pro italiani che continuano a dire: ah no, quest'anno sommo punti, ho capito, ma sommi punti facendo 8 gare l'anno e rovinandoti la salute. Vai Quello. all'Olimpia e spazzoli le bambole, cosa vai a fare se poi dopo l'Olimpia c'hai l'analisi del sangue che sei rovinato per sempre? Io mi ricordo Alessandro Savi, un culturista che vive negli Stati Uniti a New York, seguito anche lui da Gabri, Assolutamente. e lui, sai cosa mi disse? Ho detto: giù, guarda, io sinceramente mi piacerebbe andare all'Olimpia, ma se devo andare all'Olimpia per vedermi la gara, preferisco vedermela seduta tra il pubblico con un dog in mano, piuttosto che nel secondo line-up a guardare gli altri che posano, io non vengo mai chiamato a centro palco. Capisci? C'è la gara, l'Olimpia, meglio andarsi a vedere spettatori, porco Giuda, Ma questo perché anche è andare vero. lì a fare, vedi, solo in Italia, capisci quando in Italia sia mediocre questo sport, cioè l'idea che hanno le bodybuilding, cioè loro pensano di andare all'Olimpia sapendo già che andranno a pettinare le bambole. Questa è la cosa assurda. Cioè, è vero che in America ci cagano poco gli italiani, hanno una scarsa considerazione gli italiani, ma se tu italiano pensi di andare lì, voler dire solo in giro che sei andato all'Olimpia e sai che farai 30° su 30, cosa vai a fare? Capisci che non c'è l'etica dello sport, ok? Per esempio, vedi Riccardo Croci, che, ma non perché lo seguo nel posing, perché secondo me è un atleta. Lui mi ha scritto ieri, sai cosa mi ha detto? Oggi 8 ottobre c'è l'Olimpia, iniziamo da oggi, subito, a posare, perché io voglio fare tutto quello che è mio potere, perché so che non conto un cazzo come italiano. Però io devo andare fotonico, devo cercare di strappare una top 10. Cioè, però, vedi, quell'atteggiamento di un atleta che dice: io mi spacco il culo, non mi spacco il culo per andare lì e farmelo spaccare. Io me la voglio andare a giocare, non sono nessuno, ma me la gioco. Però è uno che si spacca Certo. il culo. Gente che invece già pensa di fare 5-6 gare dove ci saranno 3 pro senza alcun valore e beccare la qualifica perché fai sommatoria di punteggio. Sapendo di andare lì a prendere dei calci in culo, non sei un atleta, sei ridicolo. Però vedi, è proprio la mentalità. Io ti giuro, sta settimana ho sentito tante wellness e tante bikini soprattutto, che facevano dei calcoli. Giù, ma secondo te mi conviene andare ad Alicante? Perché voglio la Pro Card, però sai, se ne sono 20 in categoria. E allora, scusa, ma se tu non credi in te stessa come atleta, nel culo che ti sei fatta, ma... Cioè, a sto punto, i soldi che hai sprecato nella preparazione, dai le mazzette ai giudici e te la compri la Pro Card, mi viene da Certo. dire, scusa. Ma, capisci che questi giocano, no, non pensano di andare a competere, perché si tratta di competizione di bodybuilding, tu devi competere. Questi pensano di andarsi a fare la gara facile. È come se adesso, non so, tu giochi a calcio, speri di beccare la squadra retrocessa già, che non dia un cazzo in campo, Bravo, perché tu devi bravo. vincere. Però capisci l'etica, ma perché? Per apparire. Perché se tu Sì. giustamente vinci la gara facile, io non ho mai sentito, mi ricordo una ragazza di Parma l'anno scorso fece una gara, fece prima, quante ne siete in categoria? Ah, non sai, c'ero solo io. Ah, cazzo, Ma sì, sarei ma fatto guarda, anche ultima. sì, fece la foto con sto trofeo, tutti quanti continuavano a chiedere a Parma: ma cavoli, bella, ha vinto, raga, ma era prima, era sola, eh. Ah no, lei disse che era la foto con solo lei che era vincitrice, l'altra non scese dal palco, era da sola. Capisci? Però vedi, per farsi vedere, è quella la cosa Giuseppe, sbagliata. io sono assolutamente d'accordo. Ti faccio quest'altro esempio. John Meadows, ok? Lui ha passato tutta la sua carriera agonistica a cercare di prendere la Pro Card. Infine l'ha presa. Perché? Perché John ha detto: ascolta, io non ho la struttura per arrivare all'Olimpio a fare grandi cose, però ho una struttura per cui una Pro Card, sinceramente, me la merito. Me la posso meritare, ok? Lui non è che è andato a girare, eccetera, semplicemente ogni anno andava là, si faceva la sua preparazione, cercava di affinare, di lavorare soprattutto sull'allenamento, è là che andava a battere tutto. Anzi, non mi ricordo quale intervista e tutto, disse che di anno addirittura scalava la dose di chimica. Dice, ad esempio, aveva detto: non avevo l'alotestin, mi sono preparato senza alo, ho detto cavolo, sto bene. Un altro anno non c'avevo il tren, mi sono preparato senza tren, ho detto cavolo, sto bene anche senza e tutto. Pacchetto muscolare già pronto, però vabbè. E per cui lui è andato alla fine, Strapro Card se l'è presa, si è fatto credo un paio di gare da professionista e poi si è ritirato. E John, ad esempio, ne parlavo con lei pure, adesso sto vedendo ci sono state molte discussioni, molti confronti tra builder in ritiro, quindi LeBron con Fuad, con Dorian Yates parlavano di questa cosa e Ho tutto il visto, sì, un resto. po' di podcast, sì, è vero. Esatto.
E io credo che nel momento in cui tu sai a cosa puoi ambire, Massimo, lo ottieni con tranquillità, a quel punto ti ritiri facilmente che hai fatto quello che dovevi fare. E io vedo che le persone invece, questa è una cosa che non hanno questo, non hanno queste qui, non hanno questo, cioè vivono nei sogni, però al contempo no, è paradossale perché non danno tanto, cioè danno quello che è facile dare, tra Punto. virgolette. Ma infatti, guarda, una frase che io non approvo e la sento spesso quando dicono che il vincente è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Per me è una minchiata. Per me, nel bodybuilding, cioè, Ragazzi, lo sport purtroppo non nel è senso questo. che, come ha detto prima te, cioè, questo sogno cosa sarebbe? Cioè, nel senso, ok, contestualizzalo il sogno. Sognare puoi sognare quello che vuoi, ma rendere in realtà un sogno è ben diverso. Là devi avere la lungimiranza di capire e contestualizzare e capire le cose. Perché, ripeto, ragazzi, a chiunque piacerebbe andare a fare delle robe, io ti giuro. Allora, io, che come sapete sono nato al 100% e ci rimarrò a vita, ovvio che ho la cura. Allora, se uno mi dovesse mai dire, giù, guarda, io ti garantisco che se tu ti dovessi bombare, senza rischiare nulla in salute, potresti diventare un campione, io mi bomberei. Io non mi bombo perché ho paura, perché eticamente non sono neanche contrario, non me ne frega un cazzo, nonostante i principi, perché io amo sto sport, amo l'estetica, voglio essere grosso e tirato, voglio avere un fisico per potermi permettere delle pose che adesso non mi posso permettere. Io vivo per questo. Se uno mi dovesse mai dire, giù, guarda, io ti garantisco che te non ti verrà mai un cazzo se prendi questo, io mi bomberei. Però, altro motivo per cui non mi bombo, perché vedo i più forti d'Europa ogni giorno nella mia sala e so che da natural, se non ho mai, il mio massimo risultato è stato un podio agli italiani INDB, ok? Non posso diventare un campione. E lì viene in gioco i principi dei miei genitori che mi hanno insegnato a razionalizzare, ok? Io so che il mio obiettivo di vita sarà un podio agli italiani. Io non vincerò mai gli italiani INDB. Quindi capisci che è. Però l'ho capito, perché di fondo sono una persona tranquilla e ho la fortuna di vedere atleti forti, ma cioè, io quando sento questi ragazzini che non hanno ancora mai toccato un peso, iniziare con delle dosi da cavallo, Ma io, cioè, io ho visto delle wellness o anche delle body fitness questa settimana in forma non proprio al massimo rispetto agli altri anni, che mi hanno detto, ma sai, quest'anno il GH non avevo i soldi e quindi non l'ho attaccato. Mi viene a dire, scusa, ma allora il tuo bodybuilding è chimica e basta, cioè dai la colpa a una condizione. Ma fai dell'altro, fai più dieta, fai più cardio, allenati meglio, gestisci i prodotti, non dare la colpa, vabbè, non ho i soldi per giacca, perché mi faccio cagare, capito? Cioè, la gente la vede, vedi, sono tutti alibucci, però vedi, è particolare il discorso, uno deve essere ben consapevole delle proprie potenzialità, ecco perché io, a costo di essere tacciato da stronzo, però io sono il primo a dire i difetti dei ragazzi, subito, nel modo giusto. Il modo per me è la cosa più importante, bisogna essere anche carini così, però le cose vanno dette bene. Che modo è Però modo. per arrivare a queste consapevolezze bisogna essere anche disposti a scoprirle, quindi tutti Lo gli so. effetti a mettersi nel percorso e ad accettare quindi tutto ciò che arriverà, perché tanto alla fine non Ma, ci si può. Giusto, ma infatti, come vedi, la cosa assurda, vedi, noi stiamo parlando comunque di atleti, comunque che si danno a fare bodybuilding. Io lo dico sempre, l'Italia, ahimè, che è un bellissimo paese per vivere. È il paese più sbagliato per fare bodybuilding e fare fitness, sia il business che l'atleta. È sbagliatissimo come tutto, mindset, ambiente, legislazione, come tutto, è sbagliatissimo per i bodybuilding. Ma perché? Cioè, i presupposti per fare i bodybuilding già vengono a mancare in partenza. Cioè, noi stiamo parlando di atleti ad alti livelli, ma mancano i presupposti per fare questo sport in Italia. Quella è la cosa assurda. Ovvio che noi, come, tra virgolette, noi ci reputiamo, secondo me, molto educatori, almeno io mi reputo più educatore, perché la parte più difficile dei coach italiani è quella di creare i presupposti, cioè se tu ci pensi dici, ma che cazzo, cioè, noi dobbiamo creare i presupposti che invece all'estero già ci sono, e capisci che poi quelli dell'estero, come dice un Patrick Tour, lavora molto più facilmente con atleti dell'estero. Ma perché? Perché ti viene uno già settato che i presupposti li ha, io devo fare questo, questo e questo, c'è una variabile di feedback che ci mancherebbe con il coach. Però, ragazzi, io vado a fare quella cosa lì, per fare quella cosa lì, in base a quello che mi dice il mio coach. In Italia già devi creare i presupposti, quindi tu perdi un anno minimo, se ti va bene, solo per creare i presupposti. E
E questi vogliono gareggiare dopo 3 mesi, Vedi che è tutto capito? molto macchinoso, quindi Sì. talvolta un approccio più semplice e se vogliamo anche semplicistico in tanti aspetti, perché potremmo parlarne per ore di cose che ci trovano completamente in disaccordo, che sono qui nel Regno Unito, però poi si dimostrano vincenti, perché vedi comunque ragazzi e ragazze che ok, non arriveranno mai all'Olimpia, ma che nel frattempo si divertono tantissimo, che nel frattempo non si Assolutamente. vergognano del loro corpo, Quello è che fondamentale. riescono a, vengo a ritardare in inglesi, a, enjoy, a Godere, sì, sì, godersi, apprezzare. apprezzarsi, apprezzare il percorso in toto. E non ci sono giustificazioni, non cercano scuse, capisci? Cioè, Aspetta, un'altra cosa che vi voglio lanciare, vi voglio sollevare da entrambi. Ne abbiamo parlato ogni tanto. Qua non c'è body shaming, c'è il rispetto per gli altri atleti e tutto. In Italia una cosa che c'è tanto purtroppo è ritardo. che in continuazione body shaming, insulti e quel, quell'altro, i Sì. difetti e quello come sta. Non si possono mettere foto in condizioni. Io stesso non metto quasi mai foto in condizioni in off season perché comunque mi rompono le palle. Aggredito. E è un peccato perché molte persone vorrebbero sapere io come sto in off season, però. Non è Io piacere. stesso sono un po' più restio perché mi rendo conto che devo beccare proprio belle luci, belle cose, perché se si vede un minimo di grasso in più e cose, guarda questo come sta in off season. Ma Questo guarda. senso di inadeguatezza che viene alimentato da questo settore è qualcosa di aberrante. Ma poi, Gio, facci caso, è il motivo per il quale poi in Italia, soprattutto ovviamente le donne, fanno una fine atroce a livello mentale in questo sport. Chi non è appunto, perché vengono fatte a pezzi. Ricordo, Questa è una cosa scusami Giuse, tremenda. perdonami, ci si può comunque sottrarre, non bisogna necessariamente trasferirsi all'estero, basta defolloware chi non vuoi seguire perché ti sta dando degli input che non ti fanno bene, puoi scegliere il tuo percorso in totale autonomia. Se entri in palestra, perché molte ragazze, ultimamente ho fatto dei check che mi hanno veramente fatto male al cuore, perché appunto si lamentavano del fatto che avevano vergogna di entrare in palestra quando non erano tirate, quando non sono tirate, quando non sono in condizione e tutto, perché si sentono gli occhi addosso. A prescindere dal fatto che questi occhi addosso ci sono o non ci sono, perché poi dovremmo addentrarci in teorie che adesso, ecco, non è il momento, non ci compete. A prescindere da quanto noi stessi proiettiamo, tuttavia, se tu devi concentrarti sulle tue cose, fallo. Trova il tuo, senza andare a cercare appigli all'esterno, consensi all'esterno. Trova il tuo e vai tranquilla, chi se ne frega. Poi magari gli occhi ci sono lo stesso addosso, ma non avranno alcun impatto. Tanto in questo sport è quello che porti sul palco, eh. È quello. È Però quello. vedi, loro la maggior parte è quello, vedi, l'apparenza. Cioè, a loro, paradossalmente, ecco, in Italia il problema è quello, che loro la vivono più per farsi vedere, lì co conta per loro più quello che appare sui social o nella vita quotidiana o in palestra rispetto al giudizio dei giudici. Io ho sempre detto, ragazzi, io in palestra non mi sono mai spogliato in vita mia, a me solo il mio preparatore mi vede spogliato. Basta, nel senso, io in palestra l'unica volta che mi spoglio, mi ricordo, a un mese dalla gara dove mi vedo già molto in forma, alla fine del workout faccio un giro di pose con la canotta, solo per vedere braccia e spalle, ma basta. Però io sono terrorizzato dai giudici e dal mio coach, che quello mi guarda e mi reputa un cretino perché poso allo specchio, non me ne frega niente. Ma lo vedo anche in palestra, soprattutto in McFit, varie catene in Italia. C'è proprio questo farsi vedere, ah, lì c'è quello che si fa la foto, ah, ma è quello lì di Instagram? No, però vedi, sembra più grosso dalle foto. Cioè, vedi, è un più ricerca di apparire piuttosto che apparire sul palco, dove l'obiettivo di questo sport agonistico è il palco, non la collettività. Cioè, è quella cosa assurda. Io mi vergogno pure in spiaggia perché ho ancora i complessi da ex obeso, per dirti, e sono squartato in gara. Cioè, oh, la settimana dopo la gara io sono andato in piscina qua a Parma per farmi spogliare, i miei amici mi hanno dovuto fare i gavettoni. Non mi voglio togliere la maglia. Cioè, perché era questa mega piscina di 2 chilometri, gigantesca, impianto balneare. Io mi vergognavo come un bastardo, perché odio le piscine. Cioè, odio tipo la poccia d'acqua degli animali della savana che ti guardano. Perché è così. Ma guarda, c'è Danotti, ah, guarda, quello lì fa po'. Cioè, io mi ricordo, guarda, episodio bruttissimo, 3 anni fa. Mi ricordo Fabio Paoloni, che è il marito della Giura Sansone, Certo.
All'epoca c'era questa diatriba sul posing, perché loro pativano me nel posing, ok? Perché molti di Roma venivano da me, ok? Io mi ricordo all'epoca che ero già in NLB, da natural, ex obeso, ovviamente non avrò mai il fisico, tornando al discorso di prima, di un doped geneticamente predisposto. Io misi una foto, anche bella, del mio fisico, dove mi facevo di brutto, in tricipite laterale. Questo stronzo, perché poi non me ne frega neanche tanto, l'ho bloccato, quindi figurati, pubblicò la mia foto dicendo: ah, e questo sarebbe un posing coach, con questo fisico di merda. Capisci la cattiveria delle merde? Quando io non ci ho mai parlato con questa persona, non gli ho fatto nulla, non ho fatto nulla, capito? Tu immagina una ragazza cosa potrebbero fare, Cosa fanno, capito? no? Cosa per Lo loro? fanno. Non loro Il problema specifico. qual è? Che siamo in Italia, all'estero una cosa del genere non esiste. No, ed è il motivo per il quale ci sono molti più atleti sul palco. Sono molti più Giusto, ma anche in atleti. palestra sono atlete che spingono, perché altro problema di molte ragazze, pensa a te, non spingono perché si hanno gli occhi addosso, che è una cosa che io mi incazzo e mi dispiace quando le mie mi dicono queste cose qui. Dico: ragazze, no, perché sai, giusto, faccio tutti che mi guardano della serie, cazzo, c'è Sì. l'orgasmo. Ma chi se ne pensa che a questa palestra a Dubino, dove sono andato in trasferta, hanno fatto due piani gemelli, il piano interrato è per le donne, uguale a quello di sopra per le donne, perché le Pazzo. donne si erano rotte i coglioni di vedere i lupi che le guardavano il culo e che si giravano ogni volta che queste qui facevano diversi. Ma in In Inghilterra è tutta Italia, meraviglioso. Vabbè, in in Giappone Giappone c'è c'è, la ma sezione delle palestre e la sezione donne, cioè nel sembra una senso non cazzata. donne e uomini, c'è sezione comune e poi c'è l'angolo donne per gli esercizi più hot, dove diciamo sono più Io esposte. sono troppo divertita. La prima volta, posso raccontare questo aneddoto? La prima volta che andammo in Giappone, e lui mi fece notare questa cosa in Goltz e mi disse: vabbè, prova, vai lì, no? E ho notato che questi macchinari, fatti proprio nello specifico per le donne, credo siano settati anche per le altezze delle giapponesi. Quindi, io essendo Un po' 1,75 m di donna, se casa te, eh sì, porco di e mi trovavo lì e dico: mi manca qualche pezzo, mi manca un po'. torno nella sala degli Sono uomini, tornata cavoli. dagli uomini che mi sto più Madonna. comoda. Però vedi, per dirti, cioè, pensa a te, da indurre un proprietario di una palestra a fare la sala sotterranea per le donne per mettere nelle condizioni di Sì. allenarsi, è grave. Cioè, ragazzi, però vedi, è successo in Italia questa cosa qui. Ecco perché il segreto è lì, fottersene. Cioè, però a noi coach, se ci pensi, Gio, non sta a noi dare, tra virgolette, sicurezza ai ragazzi e insegnargli queste robe. Ecco perché, però lo facciamo, perché ovviamente cosa fai? Come fai a ottimizzare una performance se non spiega a una ragazza, oppure provi a dirle: guarda, battitene i coglioni, pensa a Certo. questo, questo e questo. Però in realtà, se ci pensi, non starebbe a noi il mental coaching, ok? Però noi lo facciamo, vedi? Sì, diciamo che allora, secondo me, nel senso che il preparatore deve essere anche qui. Dipende, allora, noi per questo lavoriamo agonismo o non agonismo. Cioè, questo Esatto. è un, tra virgolette, a me non piace parlare, però il termine italiano è quello, sono pacchetti diversi, ok? Cioè, con Ma noi vabbè, puoi quello pure intraprendere un noi, percorso da agonista o ragazzi, non, perché giustamente io non posso dire vieni da me solo se sei agonista, vuoi, cioè una persona magari dice voglio la scheda, voglio stare tranquillo, eccetera, però voglio che mi segui te e io ci sono. Però io con gli agonisti, io sono mental coach, sono tutto, sono cioè a beh, 360. ovvio, Ma perché? ma certo. Cioè è come la vivo io, cioè se ti porto sul palco, noi siamo Devo viverla questo, con siamo te, insieme, devo viverla con te, esatto. certo. Però, Là sì. d'altro canto, come dici te, con i non agonisti, non Come perché fa? non voglia tutto, è perché non è quello che si presume loro vogliano, Per loro me invece non ricercano. è così, forse per il fatto che gestisco comunque tutta la parte femminile, quindi tutte le donne, e forse ecco ci sono comunque delle differenze anche nelle richieste delle È un donne. modo È un diverso, Gio, modo facci caso, diverso. correggimi se sbaglio. Sì, Bisogna essere completamente. sempre mental coach in modo diverso. Cioè, Completamente. anzi, forse con le ragazze che vogliono semplicemente stare in forma e piacersi, è molto più delicato. Forse là il mental coaching, dato per scontato che non si ha a che fare con degli atleti che vogliono gareggiare, è ancora peggio, più difficile, perché là Esattamente. la testa fa tutto. Esattamente, quindi in realtà mi trovo a faticare di più con chi non fa agonismo, perché io ho le atlete che sono agoniste, che comunque rispettano le regole, fanno il loro Impostate, e si impostate, comportano impostate. da atlete. D'altra parte invece non ho delle atlete che appunto non posso pretendere da loro che si comportino in questo modo. E dico, va benissimo così laddove non si sconfina, ma cosa intendo per sconfinare? Non il chiedermi più Quello. impegno in termini mentali, in termini di empatia, in termini no, ma dove mi
si compromette il lavoro da fare. Cioè, nel momento in cui tu non rispetti le regole, che comunque sono regole funzionali al mio lavorare bene, allora Ora del lì, report, ora del giornata, report, modalità, modalità di consegna del orari, report, orari, va, esatto. allora lì con me non funziona. Certo. Zero. E si chiude. Punto. Non voglio Oddio. sentire a. Ok, c'è questo? Allora c'è tutto. C'è tutto, ascolto laddove c'è esigenza, io ci Esatto, sono al quello sì. 100%, però ci sono dei confini, Delle regole, tra sì, che virgolette. sono molto importanti da definire immediatamente. E poi non Certo. c'è il, ma così, lei lavora così, lei fa così. Io lo chiarisco sin da subito. Accetti, se accetti sei dentro, ok? Questo è È un quello. consiglio che io mi sento di dare a tutti i preparatori, perché io ricevo poi molte domande anche nei miei su persone che vogliono diventare preparatori e tutto, e credo che concordiamo un po' tutti, ragazzi, mettete delle regole, se volete fare i preparatori, i personal, i coach, mettete delle regole che siano fisse e che vi Certo. permettano ma di lavorare bene. Cioè voi avete organizzate la vostra settimana di lavoro e sono gli atleti che devono adattarsi alla vostra settimana, se volete il report il lunedì piuttosto che mercoledì, piuttosto che domenica, modalità, eccetera. Impostate delle regole. E poi siamo Laddove. liberi professionisti, Sì. cioè Esatto. siamo dei cretini se non ci gestiamo nella nostra vita, ma questo l'ho visto su di me È e pecco peggio in questo, questo. almeno io sono 3 anni che mi sono organizzato bene il discorso del posing, perché ovviamente, sai, Sai, sotto sotto gara gara ti ti lasci lasci immaginare, immaginare, comunque seguendo comunque atleti seguendo di tutte tutte le le federazioni italiane, federazioni uomini, italiane, donne, uomini, tutti, ti donne, immagini il tutti bordello. immagini il Io ho visto bordello. che Prima, prima, adesso non chiedo più, è esempio stupido, i video check, perché perché capitavano capitano dei giorni in dei cui me ne giorni arrivavano in cui 38 al arrivavano giorno. E quando li 38 scarichi? Cioè, ragazzi, quando dovevi li scaricarli, scaricarli, mandare le cose. Dicevo, ragazzi, allora, in questi 3 giorni fissiamo proprio gli appuntamenti, 10 minuti a testa, video check live subito. Perché così risparmio tempo io, risparmiate tempo voi. Perché poi lì, ecco, io quando vedo molti coach sbiellare, non consegnare i programmi, ritardare, ma quella è colpa loro, non dei ragazzi, perché sono loro che non hanno fissato le regole. Lì poi arrivi che vai in prognosi riservata, impazzisci, ma questo in questi diversi sbiellare di testa, quindi. Dai, ragazzi, Quello molto sì. spesso non si rendono conto gli atleti anche dall'altra parte, cioè il discorso che un preparatore ha bisogno di stare bello preciso, cioè nel senso devono pensare sempre che quando scrivono un messaggio il preparatore deve un attimo fare mente locale, capire un attimo la situazione, se chiedono cose su esercizio, cose devo aprire un attimo la scheda, rivedere, cioè io non ho tutto quanto in mente sul momento, mi ricordo esattamente che cosa stiamo facendo, ma poi il dettaglio. Non so, sarò io che sono vecchio, però No, vabbè, sinceramente tu il vedi che tu sei dettaglio. vecchio, cosa so? Ma per dirti, raga, ma secondo me sai cosa, raga? È che loro pensano che noi gestiamo solo loro, siccome singola persona. E Esatto. quello, allora, è anche sbagliato, ovviamente, non è che si parla di team, perché io odio associare la parola team al bodybuilding, però devono anche capire che se tu vai da un coach, questo coach può seguire anche altri soggetti. Certo. L'importante è che le regole siano uguali per tutti questi soggetti seguiti dal coach, perché poi anche lì, se il coach fa tratta me come il cocco, quello lì non lo caga per niente, lì è un problema. Quindi io sono per, come ha detto Giorgia, lì regole giuste. Ovvio che se io fisso l'orario dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera, ovvio che se tu mi scrivi per dei dubbi, con i dovuti modi e tutto quanto, c'è un bel rapporto, sono il primo a instaurare rapporti ottimi con tutti i ragazzi. Ma se tu mi scrivi a mezzanotte e mezza, anzi mi chiami svegliandomi a mezzanotte e mezza per una cazzata, ma di quelle cazzate assurde, sapendo che mi disturbi, lì non andiamo bene per niente. Cioè, sono delle cose, ripeto, ovvio, il rapporto umano, anzi, forse, sai, noi italiani è vero, siamo dei cretini in quello, però forse diciamo che è il nostro bello. A me piace pensarla così, cioè. Ma poi guarda, io non credo che questo sia necessariamente un male, perché Anzi, a è un bene, volte, insomma, è secondo me. un bene, siamo comunque umani e abbiamo bisogno di comunicare, abbiamo bisogno di esprimerci e ci sono tante cose belle che derivano da questo. Gestito. Ho gestito questo dono che abbiamo noi italiani di essere di Anzi, cuore, diciamo io così. sono grata e lusingata quando ho davanti una persona che mi mostra le sue fragilità. Io mi sento davvero grata e quasi comunque in imbarazzo per il fatto che questa persona ha scelto di aprirsi Apre. con me. Quindi, a maggior ragione, io do tutta la mia attenzione in un momento così delicato di apertura, in un momento che comunque richiede la mia attenzione non soltanto mentale, ok? La mia attenzione proprio come persona, come essere umano nei confronti di un altro.
ed è bellissimo. E questo è un punto di forza. Tutto ciò può essere però compromesso e rovinato dal fatto che in corso non si rispettino certi limiti, ma o meglio, ci si voglia approfittare dell'altro, che è una dinamica che spesso io ho ritrovato in Italia in tanti settori diversi. È un po' come scegliere di andare a un hotel all you can eat, un hotel, come si dice, all inclusive, Sì, ok? E quindi no, andare al buffet e scrafagnarti di tutto perché comunque tu l'hai pagato perché ti spetta e tutto. È un po' un... Ok, ma cosa sì. tu comunque hai consapevolezza che magari non hai bisogno proprio di tutto, tutto, tutto No, no, quanto. più che altro pretendere di avere anche le bevande che magari Ecco, sono a magari le parte. Eh bevande no, sono a vabbè, ma parte. c'è. Ma io voglio anche quello. Sono a parte. Che cavolo. Ma infatti, raga, fateci caso. Almeno questo è il trend. Poi mi direte se in Inghilterra avete notato questa cosa. In Italia sto parlando di questi ragazzi che mollano il corso di turno per passare un altro, ma non perché non hanno ottenuto risultati o perché non hanno vinto, perché qua parliamo di plurimedagliati. Semplicemente perché il coach lo cagava poco, c'era poca Sì. empatia, quindi molti preparatori, paradossalmente, che non sono neanche poi così bravi, detta tra noi, ovviamente non possiamo fare i nomi, però hanno capito che dando una pacca sulla spalla e chiamando bro il ragazzo di turno, questo si casa e va da lui. Cioè, però vedi, anche lì, ecco perché il lavoro del coach in Italia è così spintanato come mestiere, perché tutti vogliono fare il coach, vedi, te lo chiedo. Certo. Tutti vogliono fare i coach, tutti vogliono fare i posing coach. Come dicevo l'altra volta, tutti mi chiedono come faccio a diventare posing coach? C'è un corso per diventare posing coach? No. Così come in realtà non c'è un corso che dà la qualifica di coach. Così devi essere molto bravo a livello di competenze e tutto. Ma adesso, vedi, passa in secondo piano il lavoro del coach per quel motivo, perché non contano più le competenze. Conta quando tu sia bravo a intortare la gente. E io ci credo fermamente in questa cosa, ragazzi. No, giusto, è Cioè, tu vero. vuoi un coach Questa è una cosa che gliela verissima. dia dietro, che gli faccia vivere la gara come una scampagnata, che non li faccia soffrire e che gli dica che sono belli. Questo è quello che vogliono al momento in Italia, che non vedo nel resto del mondo. Qui in Inghilterra, in realtà la situazione è completamente diversa, ma già proprio a partire da chi non vuole fare l'atleta, ma vuole comunque un coach che lo guidi per organizzare meglio la giornata. Ecco, già sono lì, vedi tutta l'attività. E vedi come in realtà vogliono togliersi problemi piuttosto che metterseli. In che modo? Cioè, se un coach, appunto qui in Inghilterra, ti rivolge a un preparatore che ti dà la tua alimentazione e il tuo allenamento, in Inghilterra non è che si mettono a dire: aspetta un attimo, ma questo lo posso sostituire con questo e con quest'altro? Senti, ma Non questo è che esercizio lo da posso sostituire? Ma no, perché io, sai che c'è? Allora, io col precedente preparatore facevo questo e questo e quest'altro, ma che lo posso fare? Perché così... Allora, Ma che turbe mentali che si fanno in Italia, ragazzi, cioè, qui non assurdo. funziona così. Ti dico che noi abbiamo un caro amico che ci ha fatto troppo ridere l'altro giorno perché si sfogava, dice, si sfogava, poi comunque non si lamentava mai. Ridendo, Ridendo ridendo. diceva: ormai mi sento un Ah, della infante, crema di riso, mi sa. sì, perché mangio solo pappetta, mangio solo crema di riso, E e pappette, dice avena, pappette. porridge, tutte cose che in Inghilterra si mangiano E bambini. lo dico giustamente, gli ha detto: scusa, ma vabbè, se hai la crema di riso, ma fatti il riso, fatti le gallette, oppure il riso soffiato, per esempio, è buono. E Lo lui dico io, cioè nel senso per dirlo io è la stessa cosa, cioè non cambia niente. no, in dieta ho scritto, c'è scritto crema di riso. È semplice, E tu dici, sono fanatico. È un anno che sto davvero? mangiando crema Però, di riso. perdonami, dagli torto. Ah, se vedi, non fa una piega, ma poi vedi, è mindset, cioè, sono nati così, Guarda, ragazzi. mi è venuto adesso, è l'esempio che stiamo vedendo adesso, Big Bang Theory, la puntata in cui Sheldon decide che qualsiasi scelta della sua vita la farà con un tiro di dadi. Quindi al menù un ristorante tira i dadi e decide, cioè, perché dice così la mente è meno impegnata. Così, cioè, tu c'hai una cazzo di dieta, c'è un cazzo di protocollo, te l'attacchi al frigo, lo segui, fine, bella, fine del discorso. Poi cucini, mangi, finita così. Però capite come il discorso del essere amico o non amico alla fine non c'entri assolutamente niente, perché questo tipo di rapporto si può creare o meno, non è questo il punto, è che non è vincolante ai fini della buona riuscita di un percorso. Quello è, nel senso, tu fai il tuo, poi io e te possiamo anche andare a cena fuori, non è questo il problema, però tu fai il tuo. Sì, questo è vero. Però vedi anche Gio, facci caso, anche il tuo problema in Italia, ma questo, vabbè, questo penso in Inghilterra, perché penso che anche in Inghilterra,
non so, gli atleti si passano, gli atleti che a loro volta sono coach, si fanno seguire ovviamente da coach. Sì. Però in Italia il problema questo è quello, che nel momento in cui un atleta che è anche lui un coach si fa seguire da un altro coach, è ovvio che se il coach gli dà qualcosa, subito scatta l'analisi del lavoro di quest'altro coach. Infatti io dico, ragazzi, se siete già voi dei coach, a questo punto gestitevi da soli. Perché comunque, ecco, è l'altro problema, che in Italia non ne seguono, perché loro danno per scontato che avendo anche fatto due gare, avendo già passato due o tre preparatori, scatta già l'analisi su quello che il preparatore di turno ti dà da fare. Allora, ma scusa, ci vai a fare Guarda, l'analisi Giuse, clinica? perdonami se ti interrompo, però mi ricollego a quello che hai detto con un esempio che è calzante. Nel momento stesso in cui noi abbiamo deciso di affidarci, quindi di farci seguire io da Gabriele, e il momento, al giro di poco, è arrivato subito qualche commento: ma perché voi che siete preparatori Dove? vi fate seguire? Come se in Italia questa cosa. Perché, scusami, qual è il problema? Ci si può arricchire, anzi, Ma sono queste le esperienze sono queste formative le per definizione, altro che andare a fare corsi su corsi su esperienze. Ma no, corsi. È viviamo come sempre quello. dire, ma scusami, tu sei un dentista, no? Ma perché ti fai fare la pulizia dentale da un altro dentista? Ma scusa, io da solo non la No, voglio ma la fare, prova. voglio un'altra persona che la fa, qual è il problema? Sì. Ma stessa cosa, cioè, molti, a parte che semplicemente, cioè, come hai detto tu, è un patrimonio, cioè, ti arricchisci di esperienza, ma semplicemente io, per esempio, saprei gestirmi, cioè, io so come reagisco meglio, che tipo di allenamento, ma non me ne frega niente, cioè, non voglio cazzi per la testa, cioè, nel senso, Bravo, questa è una cosa io Giuse, ma io. qui si allenano insieme, anche atleti e No! preparatori diversi di cose, qui si allenano tutti insieme, Vedi che chi se ne bello, cazzo. frega della scheda del tizio, loro gli copio gli esercizi, No, no. guarda, io ho fatto le cose. Perché? Perché un grande ego vuole grandi problemi, quindi ognuno di noi, no, che ci sentiamo i re del mondo, non vogliamo che le nostre certezze crollino, queste certezze Ma in particolare di io, guarda, sono carta. molto basic come mentalità, almeno, secondo me le cose semplici nella vita pagano sempre. Allora, io se pago una persona e lo pago, io non voglio cazzi per la testa, perché io parto dal presupposto che la mia vita già è molto difficile, molto impegnata. Io sono esattamente in grado anche di non pesarmi la roba e di prepararmi per una gara tra 2 mesi. Non ho mica problemi. So quanto cardio fare, so che tipo di metodologia, so i macro, non parliamo di macro, so dove mettere i carboidrati, so tutto. O almeno su di me, quel minimo so come non fare una figura di merda sul palco, mettiamola così. Però, nel momento in cui decido di cavarmi dalla pelle, come si dice qui a Parma, risparmiare per un preparatore molto più bravo di me, io non voglio stare né a contare né a farmi delle pare, né pensare che questo qui non ne sappia, perché sennò sarei un deficiente. Io vedo gente, ragazzi, questa cosa, che pagano ma fior di quattrini, perché sappiamo più o meno i prezzi che girano in Italia, per non fare quello che gli viene detto. Ma mi viene da O dire, per perché lo fare paghi? quello che altri fanno su altri perché l'hanno sentito dire in una diretta di Instagram e poi vengono da te e ti dicono: senti, io vorrei inserire questo e quest'altro perché sai, c'è quel preparatore che fa così quella qui in Inghilterra, Paga una cosa lui, del genere, cioè tu sei magari. fuori, punto. Ma sì, ma guarda, anche nel posing, vedi, tutto ciò che ruota intorno a bodybuilding è malato. Nel senso, qua parliamo di preparazione, nel posing, le bikini, faccio il check, vedono che mi mettono l'ammiccamento. Scusa, chi ti ha detto di ammiccare lì? Ma sai, all'Olimpia, la Janet, quando si è girata, ho visto, quindi ti ho detto di ammiccare. Ti ho spiegato che se ammicchi si incazzano. E allora tu, quale parte gli americani considerano l'eccesso di preziosismo di stazione sul posing? Lo permettono alle pro perché hanno uno status che glielo permette. Così come le pro hanno una T-walk senza limiti di tempo, e questa cosa già dovrebbe far riflettere, le italiane hanno 10 secondi al centro palco. 10 secondi, ragazzi. Cioè, e capisci che già pensare di fare come una pro, non è che io sono cattivo, sono stronzo, perché non voglio far fare determinate cose. Nel momento in cui diventa pro, io poi ti faccio svolazzare come Madama Go, porco Giuda. Però, se tu mi paghi per farti piazzare, perché la gente mi paga per non fare figure di merda sul palco o per beccare pro card, io te la faccio prendere. Ma se tu fai una cosa che hai visto fare alla collega che si reputa più brava, allora paga lei, mi viene da dire. Io ti giuro, guarda, esempio stupido. L'idea malata in Italia è questa. Parlo del posing, vedono un atleta bikini pro, devo fare l'esperienza, devo posare da lei. Puntualmente le vedi posare come lei, come l'atleta pro. Peccato che lei faccia posare da pro atleta amatore, che fa una figura di merda.
E puntualmente sul palco poi mi trovo a mettere a posto delle situazioni assurde, di gente che viene da me impostata da pro e io devo smembrare tutto e rimettere a posto i tasselli. Però vedi, già in Italia il fatto di andare, ne parlavamo in un altro podcast, esempio, io atleta, sono un bimbo, non ho mai gareggiato, voglio imparare il posing, cosa vedo? Un atleta che sa posare, scusa, mi insegni a posare? Oppure io sono una donna, voglio diventare come, non so, che cavolo ne so, la Facchin, la Stoico, nomino le due più forti in Italia al momento, le bikini, non è che vanno dal preparatore della Facchin e della Stoico, no, vanno a farsi preparare dalla Facchin e della Stoico. Della serie, voglio il tuo culo, me lo fai diventare così. Non abbiamo capito un cazzo. Cioè, vanno al prodotto, non vanno alla fonte. Sì. Solo che, ecco, questo ve lo posso dire perché me l'hanno detto, negli Stati Uniti tutti i pro dell'Olimpia vanno dal mio referente del posing, i pro. I ragazzini, quando scrivono ai pro dell'Olimpia, tipo la Missy Turner mi insegni le acrobazie, lei non fa lezioni di posing, lei dice: ti do l'indirizzo della mia maestra di ginnastica che mi segue da quando avevo cazzo 10 anni. Non si prendono il merito. Hendrickson, il mio physique che ha vinto l'Olimpia quest'anno, non fa lezioni di posing. Lo manda da Kenny Wallace, che è il suo posing coach. La Janet fa dei camp, ma perché la pagano come immagine, infatti fa posare tutte uguali, ma lei poi dimanda dalla posing coach del team del suo preparatore che le segue tutte, infatti posano tutte uguali se ci fai caso. Però vedi, c'è questo rispetto tra virgolette, distinzione dei ruoli. Questa è una cosa che posso dire perché l'ho visto sulla mia pelle negli Stati Uniti. In Italia c'è questa malinterpretazione della serie: l'atleta forte è forte, quindi lui sa far tutto. No, l'atleta va sul palco perché si è fatto il culo rispettando indicazioni di professionisti che l'hanno guidato. Merito dell'atleta, assolutamente, si è fatto il culo, ma è proprio l'idea sbagliata, vedi? Loro vedono la foto, l'atleta forte, ok, voglio quello lui, quindi lui mi insegna il tutto. Cioè, gli atleti in Italia hanno capito quello, che possono speculare su questa stupidità a Sì, livello mentale degli italiani. Però è un concetto sbagliatissimo, ragazzi. assolutamente. Ma per dirvi, poi non ci lamentiamo che negli Stati Uniti, ma in Inghilterra, in tutta Europa, gli atleti, è brutto da dire, sono più forti. Ma Sono di perché? più e più forti, ma di più, in Vabbè, termini quest'altra numerici, cosa sì. ragazzi, ci sono, c'è Esatto. più percentuale. L'Italia è più percentuale, piccola, però a sì. livello percentuale, io una cosa che purtroppo vedo. Tutti devono gareggiare. Sì, allora è strano. Nel senso che da una parte c'è al primo che arriva subito il sogno di arrivare chissà dove, ma poi non lo Sì. tratti da atleta. Cioè, poi quando arrivi ai fatti, ok, viene il tizio scappato di casa, voglio arrivare all'Olimpia. Ok, vuoi arrivare all'Olimpia? Vuoi arrivarci davvero? Prendo e ti faccio un culo tanto, così o ci arrivi all'Olimpia oppure cedi. No, ti coccolo, ti pettino, allora dai, andiamo, forza, la prossima volta andrà Credo. meglio, i giudici sono stronzi perché non hai la cosa, allora quell'altro è raccomandato. No. Ma raga, cioè, ma è proprio, vedi, una forma mentis diversa. Ma cioè, purtroppo, ragazzi, l'Italia è così. Sai, io mi chiedo spesso se questa mentalità nel tempo si smusserà un attimo in Non sai meglio. giusto qual è, ti dico, secondo me è un discorso di soldi, nel senso che nel bodybuilding in Italia girano D'accordo. meno soldi e quindi logicamente si punta tanto sulla quantità. Cioè, nel Certo. senso, tu in Italia, qual è qua, ok, in Inghilterra, un seminario io lo posso far pagare 4,50 al weekend. Vengono, Facile. vengono. Eugene faceva seminari a 6,50 al weekend. A Ok? Manchester l'ha fatto Proprio easy, così. Qua non ti 6,50. danno manco 200 euro. Qua 200 sono Ma sei troppe. matto? 90 euro il weekend di media, 90, Ma poi ok? per un bombatone, vuoi che vengano a vedere un bombatone? Capito? Cosa puoi Capito? insegnare? Io ho portato John Meadows e Eugene Tio, cioè due, io non ti dico quanto costa portarli in Italia. Non, cioè, la Un'idea, gente non un'idea. neanche immagina le cifre che costano questi due persone, perché sono tarati per quello che gli entra. Però, Mercato per brutale anche. cercare di, tra virgolette, tamponare tutto, weekend a 3,50, cioè comunque stai prendendo due dei principali tecnici Migliore del internazionali, mondo. due insieme per 2 giorni, 3,50, cioè abbiamo fatto sold out perché comunque in Italia siamo milioni di abitanti, bene o male sold out lo fai, Comunque gli appassionati ce ne sono, però però non a sai due. quanta gente, ma che sei matto 3,50 a weekend? Quindi il problema è che costando tutto meno si punta tanto sulla quantità. E quindi tu gli atleti te li devi coccolare per non perderli, perché non ti puoi Quello. permettere la persona
lo prendi a bastonate e non ti puoi permettere che lui prenda, sai che c'è, ciao. Invece per me, per Ludovico, se io ti prendo a bastonate perché io ci credo in te, perché se io sono severo è perché ci credo, perché ti sto dando fiducia, se, cioè se io ti rimprovero è perché io credo che questo rimprovero porti a te a migliorare, perché puoi migliorare. Perché se tu ti vedo che fai una pressa fatta male o non riesci a fare qualcosa e io dico vabbè questo è senza speranza, le dico sì, bravo, ok. Io non sono così, io sono un atleta perché credo che possa sempre migliorare. Io li rimprovero, sono cattivo, a costo di perderli. Perché almeno sono sicuro che ho fatto il possibile per farli migliorare. Poi sei coerente con te stesso, con come sei Ma te, cioè, secondo me non assolutamente. bisogna, guarda, se uno decide di lavorare nel bodybuilding, sia da atleta professionista, qualsiasi cosa faccia, può commettere anche il pro-tan, però devi essere, tra virgolette, non devi farti cambiare dal suo mondo, io la vedo così. Guarda, ti dico, io l'ho detto, ho visto troppi professionisti, parlo di professionisti che lavorano, non di atleti, che sono cambiati. Io ho sempre detto, ragazzi, nel momento in cui io dovessi cambiare, divento stronzo, divento. Nel momento in cui mi vedrete presentare una gara in camicia, tutto fighetto, mandatemi a fanculo, vi autorizzo. Io ho visto troppe persone iniziare in tuta con le mani sporche di mallo e finire in giacca e cravatta su di tra il pubblico. Quando io non andrò mai a vedere una gara di bodybuilding. Io sono 20 anni che vedo gare, non ho mai visto una gara seduto comodamente. Vi giuro, io sono passato le gare next stage dietro palco con le mani sporche di merda perché il tempo di urlare una bikini coloravo il culo di un'altra. Quindi, da quel punto, nel momento in cui mi vedrete con la camicia seduto, che ho tutto da che fare, boh, è finito. Vuol dire che non mi piace più bodybuilding. Là cambierò forse passione, farò dell'altro. Però, cioè, di sicuro, se ti lasci cambiare dal bodybuilding, l'hai perso già. Ed è difficile perché ti assorbe e ti contamina, come dico io, fondamentalmente. Ecco perché. Poi, soprattutto, sai, un conto se ti lasci contaminare da una sana follia come può essere in Inghilterra, negli Stati Uniti, che è bello viverlo. Se ti lasci contaminare da una passione malata, da un mondo malato come il bodybuilding in Italia, perché il bodybuilding non è malato, in Italia che sta diventando malato, è assurdo. Ma anche lì, poi vedi, in Italia è proprio il contesto. Cioè, l'altra volta sentivamo Andriulli nel podcast, cioè, accennato a un prezzo. Allora, Chris Cormier prende $600 un personal, 600. Capisci? $600 un personal. Allora, qua in Italia, indipendentemente dalle persone che uno può seguire, può portare all'Olimpia, non puoi chiedere più di un tot, cioè devi fare i conti con quello che è il mercato. In Italia, che tu porti gente all'Olimpia, non ne frega niente, loro vogliono spendere un tot. Piuttosto si comprano la macchina, si comprano le bombe, ma per il coach, per il posing coach, le cose importanti non li cacciano fuori i soldi e tu puoi essere Dio in terra, non Guarda, importa. io sono molto con le mani bucate in generale, quindi proprio no, in Lì. realtà fa parte del godersi l'esperienza, cioè il fatto di pagare il posing coach anche in off season, di stare sul pezzo Ecco anche in off Giuda, season, sì. fa parte del fatto che loro amano colorarsi questo percorso in Enjoy questo the modo. process. Cioè, sì, Lì. per loro è importantissimo. Anche perché sai, Gio, cioè, sul palco cosa vai a fare? Posare. Cioè, il gesto tecnico è come un cacciatore che dribbla i birilli, non ha mai dribblato un avversario in carne e ossa, cioè non c'entra nulla, eh. Esatto. Quindi, anzi, il posing in off season è utile, ovvio, con meno frequenza rispetto in contest, ma comunque tu devi imparare delle cose e poi sul palco fai quello, eh. Non è che vai a mangiare sul palco il riso e il pollo, eh. Se no sarebbe troppo facile. Però vedi, è proprio una forma mentis che purtroppo, come dicevo, mi chiedo se in Italia a furia di battagliare, cioè, un minimo migliorerà. Mi faccio molti cavoli miei della serie. Io so come sono io, so il lavoro che faccio, so che lo faccio bene e lo faccio. Vengo pagato per farlo, ma diciamo che, guarda, a meno da coach, ti parlo, non da posing coach, ma anche da coach. Da posing coach mi sono beccato tante di quelle inculate, ti giuro. Ma ragazzi in cui credevo, perché io purtroppo ci credo, forse più di loro, è quello il problema, capito? Che io credo nel minimo talento, provo a esasperarlo. E ho fatto vincere Pro Card, due mondiali così ad a coach ragazzi che poi si sono rivelati delle merde, passatemi il termine. E allora dico scusa, io il cuore perché te l'ho dato? Capito? Cioè, nel senso, ero contento. Però ecco, l'unica cosa, i Zanotti vecchio rispetto a Zanotti disilluso, io da quel punto di vista non ti dico che mi sono disilluso, sulla buona fede delle persone, però so che comunque è un business. Molti dicono, ecco. Molti dicono non sono atleti, sono clienti. Io non arriverò mai a quella freddezza, ok? Vedi, Perché sono abituale. è giusto che se la tua strada è questa, tu la continui a percorrere in questo modo.
Io credo che quando sussiste quella ricerca di intimità con ciò che si fa, si riesca a percepire il punto di contatto con ciò che si fa, e da quel contatto poi che ti arriva appunto l'impulso a fare, Certo. il bisogno di fare, a prescindere Sì. poi dal ritorno che tu hai. È chiaro Sì. che è inutile nasconderci quando le esperienze si dimostrano poi deludenti, quando una persona appunto va a deluderti con i suoi comportamenti, tutto è chiaro che ti trovi a magari ragionarci su, a capire. Però se hai fatto il tuo, se sei felice di Certo. te, non Sì, ti resta importa. l'ascoltatore iniziale, poi smaltisci e metabolizzi, quello c'è da dirlo. Poi c'è da dire una cosa, ragazzi, cioè noi adesso ovviamente, almeno nel mio caso, parlo comunque di esperienze negative che portano a disilluderti, però mi piacerebbe molto che la maggior parte del bodybuilding italiano fosse come quei pochi soggetti veramente che ti danno l'anima, perché di ragazzi, cioè non facciamo di tutta l'erba un fascio, perché così come ci sono le brutte persone, ci sono anche le persone stupende, quei ragazzi che hanno una genetica di merda, che ti si Assolutamente. fanno culo 20 volte, e io vivo per quelle persone lì. Io ti giuro, guarda, io vabbè, c'era l'Olimpia, quest'anno ne avevo due che li seguivo, non mi hanno fatto dormire, maledetti. Io, guarda, contemporaneamente, io preferivo guardare una gara dell'NBFA del cazzo, ok, dove c'erano due che avevano una genetica talmente di merda che però mi avevano rotto talmente i coglioni che avevano fatto dei miracoli sportivi, ti giuro. Poi, sai, nel posing, penso anche nel coaching. Quando tiri fuori l'impossibile da delle strutture veramente orride e questi ti vincono una gara, cioè ti io mi guarda, mi ricordo all'italiano l'anno scorso in NBFI a Finina Val d'Arno, ok? C'era questo ragazzo nei che poi mi ricordo gente di 20 anni fa, non sono mica normale. C'era questo ragazzo di 2,10 m nei men physique tall, non era neanche clavicolare, era tre pesi da oh, era piatto come una sogliola, 2,10 m. Questo qui, quando venne da me, non aveva proprio neanche il fisico da atleta. Ho detto, ma che stai scherzando? I miei figli se larghi, cazzo. Vabbè. Ma alla favola, le avevo trovato un modo di posare, che questo in sala si è messo a piangere per la gioia. Perché si è reso conto, cioè, ha visto un fisico, e questo non ha mai avuto, della serie, questo era venuto giù, facciamo quello che possiamo, ma già so, guarda, mi diverta, mi diverta. Figa, questo si è messo a piangere in sala come uno stronzo. Ho detto, figa, mi sono messo a piangere anch'io, ma sì, valle di lacrime. Oh, andiamo agli italiani. Questo ha vinto l'assoluto. Cioè, nel senso, sai, vedere le cose del genere, io mi sono messo a piangere come un povero stronzo. Io ho abbracciato tutta la ragazza che piangeva peggio di me, e quelle sono cose belle. E io sono andato a vedere questa gara qui per una persona. Quando c'avevo una gara della Pro League, lo stesso giorno io ho boicottato la Pro League, dove avevo comunque dei pro che sapevo già che comunque avrebbero fatto una gran gara. Sono andato lì per una persona. Certo. Capito? Però quella persona lì che ti fa quel piazzamento lì vale più di forse tutto l'anno di lavoro, No, tutti gli guarda, incazzatini. assolutamente. Secondo me, vedi, uno, noi per come siamo fatti noi, viviamo per quei momenti lì, cioè alla fine a me, detto tra noi, cioè ovvio che ci viviamo di queste cose, quindi i soldi, le cose, ma però lavoriamo, ci piace, ci pesa fino a un certo punto, però viviamo di quella cosa lì. Secondo me questo sport, anche per chi ci lavora, è passione. Ovvio che se tu lo fai solo, o se uno lo fa solo per i soldi. Ecco perché dico, ok, tornando al discorso di prima, che poi abbiamo deragliato, cioè il discorso dei coach non farsi trascinare tutto, tutte stronzate, cioè, questa è la morale della favola, nel senso sì, devi essere bravo a gestire, però un minimo di cuore lo devi mettere sempre, Sempre. cioè nel senso io sento, sai, Ma molti devi coach mettere che... cuore fa parte della gestione. Esatto, Se è il tuo modo, ok, è giusto che sia così. Non è che perché altrimenti ti fai un torto, eh. Io non devi personalmente farei un bruciarti, torto a me stessa, non riuscirei a lavorare bene, non anzi, prenderei a non lavorare. ti reprimi, forse anzi, proprio perché ci mettiamo quel lato umano che molti non hanno, oltre a essere bravi, è quello che fa la differenza, perché Vedi un più coach che è se. bravo, non ci mette cuore, ragazzi, poi sai, noi lo sappiamo, sto sport per l'atleta, avere uno che, secondo me, ecco, i ragazzi, ma questo nel mondo e non solo in Italia, avere comunque un coach che crede in loro per me è un bene, imponderabile. Cioè, a me, se il coach non dovesse fregargli un cazzo di me, non dovesse mai credere in me, io non gareggerei neanche per quel coach, sinceramente, Questo è vero, e il perché... discorso, sai, è mettere il cuore quando viene messo anche dall'altra parte. Ah, Cioè, o beh, sì, è meglio, quello. come tutte le storie d'amore, no? Mica si può stare da Esatto. soli.
si può amare per tutti e due. Io Tu lavoro. ami Quante e... volte l'ho fatto in gioventù? Quante volte? Sempre, la storia della mia vita è Esatto. stata Che quella. ami per due? Tu ami Ma tu e il sai, tuo, bravo, dovrebbe il mio, il ricambiare. nostro modo di vivere il coaching è così penetrante e passionale che l'unica cosa che ti smonta è proprio vedere se dall'altra parte c'è un... Abbastanza Esatto. Tu condivisione, vuoi quindi vedere bella. quello, cioè nel senso dice, cazzo, io ti sto dando l'anima, ok? Io sono un preparatore che ti dà l'anima, devi darmela anche te. Se no, non va, non funziona, capito? Ah, ragazzi, ma infatti guarda, io cioè, ultimamente vabbè, parlo di coaching in questo caso, spero sempre di avere ragazzi comunque, non dei fenomeni, quello non mi frega niente, però ho visto che se i ragazzi ci mettono tutto quello che hanno e ti rispettano come coach, ti vogliono bene, brutto da dire, io i miei coach li ho sempre voluti bene, tutti, cioè non ho mai avuto dei coach senza rapporto umano, io sempre guarda, ieri adesso in lunga facevo la spesa. Ho incontrato il mio primo coach a Parma. A momenti, ma Covid sto cazzo, abbraccio chilometrico, cioè ma vaffanculo, cioè, capito? Cioè, a momenti metto a piangere con un bambino, lo vedevo da tipo 10 anni, capito? Cioè, e quelle sono cose belle. Infatti, ti dico, io appunto ragazzi che si spaccano il culo, ti dimostrano rispetto, ti vogliono bene, quello vabbè per pochi, però comunque che facciano quello che devono fare Esatto. fondamentalmente. Ma ecco, io l'ho sempre vista, poi Giorgia mi darà conferma o smentita, ma anche avendo avuto tu un coach da pallavolo tutto, questo vale secondo me anche nelle arti marziali, cioè quando tu combatti, quando vai a giocare, giochi anche per rispetto nei confronti del coach, capito? Ma stai Perché scherzando? comunque vai a suo nome, adesso che esempio stupido, io mi ricordo, guarda, quando ho gareggiato la prima volta sotto Gabri, io mi ci cagavo addosso, cioè nel senso, cioè, ma perché? Perché c'erano tutti gli altri coach che conoscevano Gabri, comunque abbastanza famoso nell'ambiente in Italia. Il giorno della gara è giù, sei teso. Scusa, perché? No, perché sai, cazzo, vai a nome di Gabri sul palco. Figa, mi stanno facendo venire l'ansia. Capito? Perché quando hai un coach comunque bravo, importante, cioè vai comunque con un diritto di responsabilità nei suoi confronti. Almeno Noi io la vedo chiedevamo così con scusa, rispetto. noi se toppavamo una partita perché magari giocavamo tutte di merda, eccetera, chiedevamo scusa e puntualmente ci veniva detto: prima cercate di perdonarvi voi con voi stessi, poi chiedete scusa a me. Ma prima cercate, c'era sempre l'invito a cercare di capire dove Auto. noi abbiamo sbagliato verso noi stessi piuttosto che, però sì, ovviamente. C'è quel rispetto lì che nei bodybuilding si è perso. Adesso ognuno gareggia per i cavoli suoi, per i motivi sbagliati, Non è quello è nel il problema. bodybuilding che si è perso proprio Nel mondo. nel mondo. Sì, vabbè, ma in Italia sono tante cose che sono perse ormai per strada. Poi c'è da dire che il Covid non è che ha facilitato la questione perché veramente ha peggiorato. Perché ecco, adesso che erano tutti in casa, questo cavolo di Covid sono diventate ancora più, non so come che termine usare. Cioè, se prima erano fobici, queste cattiverie, adesso hanno solo quello. Ma ti giuro, ma di quelle cose della serie, ragazzi, ok che uno non ha nulla da fare nella vita, però cavoli, quiet. Veri qua, cioè, Madonna Santa, cioè, di quelle robe assurde. Senti, Però, no, Giuse, abbiamo fatto quasi 2 ore. Io direi di. più che altro, sai cosa, io mi sto preoccupando seriamente di quando voi due verrete in Italia. Perché? No, perché saremo a parlare tipo 2 giorni. Ah, sì, no, metti in conto una Affittiamoci un settimanella. motel con il servizio in camera, Sì. anzi, no, cucina la Giorgia Per e le benissimo. Guarda, prendiamo un appartamento, un appartamentino, prendiamo, affittiamo una camera con cucina, non lo so, che abbia anche una saletta da pranzo. Tanto tu Sì, sei notturno. finita con la palestra vicino. Con la palestra vicino. Ovviamente, Tanto sono ovviamente. abituata, io mi trovo. Non credo di, quando mi invitano a cena, comunque cucino io, non lo so come è Cucini te? possibile questo sport. Nel dubbio, imitiamo la Giorgia, perché oh, ragazzi, assolutamente. Però no, guarda, anzi, adesso che aprono ste cavolo di frontiere, regioni, non so come definirle, dai, Sì. che ci facciamo un bel raduno, ma di quelli pesanti. Ma guarda, Assolutamente. comunque è necessario anche perché. Dunque, prima di un'eventuale gara, che non possiamo spoilerare cosa, non possiamo spoilerare, io comunque ho un appuntamento quasi d'obbligo, insomma, quindi. Ah beh, direi, porca miseria, assolutamente, se Che oh, quello mi ragazzi. spacca le gambe, altro che. Cazzo, ti ammazza, ti lascia alla stesa, già ti immagino spingere la slitta. Cioè, no, beh, la slitta ti tocca, chiediglielo, ma ti mette 40 kg, spingi la slitta su e giù, Madonna, aiuto, ragazzi. Va bene, niente. Dai, Ma va bene, ci sentiamo noi. oggi era un podcast deciso l'argomento Ma di all'ultimo, che abbiamo quindi parlato alla sono io. fine?
Ma io direi che perché poi i ragazzi mi dicono: potresti rimanere più sul titolo che date? Io gli dico: ragazzi, io il titolo lo metto dopo, perché noi di base questi podcast sono chiacchierate. Quindi io direi essere preparatori in Italia versus estero, una cosa del genere. Sì, esatto. Che chiaramente è una prima puntata, in realtà potremmo Andare parlare tantissimo. sì, perché ce n'è uno sugli atleti, uno sui coach, uno su... c'è di tutto qua da parlare, Sì, poi ragazzi, sì. organizzazione musicale, Dai, dai, prossima puntata. Giuse, ti ringrazio come sempre. ah, che cosa vuoi? Grazie, Giuse, buona Buona serata. Ciao. domenica. Ciao, ciao.